essenziale del PNRR, dobbiamo atterrare con una caratteristica, con un comandamento, la sburocratizzazione, che è fattore fondamentale di velocizzazione di quelle che sono assolutamente le opportunità che dobbiamo cogliere. Devo dirvi che il rapporto parlerà nella prima parte dei megatrend. È evidente che ci sono gap importanti. Abbiamo visto il blocco del canale di Suez per l'incaglio di una supercontainer che ha generato diseconomia sia in termini di costo inerente dei noli, sia nel costo di ciò che non è atterrato sui nostri territori, facendo lievitare prezzi delle materie prime e tutto quanto ad esso collegato. E quindi bisogna raffrontarsi. Se ci deve essere fluidificazione, ci deve essere semplificazione, ci deve essere regolamentazione chiara, opportuna, perché in un mondo globale non ci possono assolutamente essere dissidi o generazioni di disservizi. L'altro evidente è tutto ciò che è generato dal connubio tra le nostre economie, dovute alle famose 4A, che io ricordo sempre e che trattiamo nei temi economici. I settori delle 4A trovano velocità e competitività se il rapporto con i porti e i servizi ad essi collegati evidentemente funzionano al meglio. Cosa dire ancora? Il rapporto che troverete, non mi voglio dilungare per non rubare tempo ai relatori, a cui vanno i miei ringraziamenti, così come i ringraziamenti sentiti al direttore De Andreis e a tutto lo staff, che è fondamentale e importantissimo, uno staff che si collega a 18 studi, centri studi internazionali, perché questo rapporto ha una ambizione, quello di essere globale e di essere in contatto con tutti gli operatori più qualificati che il mondo evidentemente può rappresentare. Grazie per la presenza, ancora veramente grazie di cuore, emozionato di vedervi, e questa è la cosa forse più, è una delle cose più belle, tornare alla semi-normalità, ma sicuramente è un atto evolutivo. Grazie ancora, buon ascolto. Grazie al Presidente Scudieri, e mi associo all'emozione. La stiamo ricercando da tantissimo tempo questa normalità, e oggi è davvero una bellissima emozione quella di vederci, di trovarci tutti quanti insieme, anche se ancora bardati in una condizione particolare. Ma quello che è passato è un anno assolutamente straordinario. Un anno nel quale come banca, come Intesa San Paolo, crediamo di aver riaffermato dei punti importanti che voglio tracciare in questo mio breve indirizzo di saluto. È stato un momento difficile quello che è cominciato a marzo scorso e non era scontato l'esito. Intesa San Paolo da subito ha deciso di starci e di starci pesantemente con tutta la forza del gruppo, e non ha fatto mancare in nessun momento la disponibilità finanziaria necessaria nel momento nel quale il Paese stava attraversando evidentemente una crisi che poteva essere irreversibile. Con la mia precedente direzione regionale, oggi modificata e ricomprende anche la Sicilia, abbiamo fatto 60.000 interventi, abbiamo erogato 4 miliardi e mezzo di liquidità nel sistema, abbiamo sospeso 100.000 mutui per oltre 9 miliardi di asset messi in sicurezza. Quindi di fatto abbiamo deciso da subito con l'amministratore delegato che ci ha dato ampio mandato di intervenire, di non far mancare ossigeno all'economia che in quel momento stava sicuramente in una situazione di grande difficoltà. Ed è per questo che oggi ripartire dall'argomento del convegno, riparlare di portualità, di economia marittima qui a Napoli, sapendo di avere la responsabilità anche della Calabria e quindi di Gioia Tauro, e ora anche della Sicilia e quindi di Palermo, Messina,
Augusta, pensare al valore, ovviamente Salerno con Napoli, altrimenti il presidente mi sgrida, sapere il valore che gira intorno ai porti è evidentemente un punto di attacco di quella che è la strategia che la banca ha molto chiara per affrontare e per gestire questa seconda fase. Questo è un settore nel quale sono presenti oltre 20.000 aziende, con 12.000 di fatto basate sulla Campania, che dà lavoro a 86.000 addetti, quindi è del tutto evidente che oggi la capacità di generare valore da parte dell'economia marittima è fuori discussione. Massimo ce lo ripete tante volte, ma insomma per ogni euro investito ne ritornano 2,5 euro. E una banca come la nostra non può non avere centralità di presenza e di attenzione nei confronti di questi operatori. Lavoro che cercheremo di fare in questa seconda fase, quindi nella fase di rilancio, è quella di affiancare ogni singola azienda per metterla in condizione di verificare modello di business, verificare la sostenibilità del proprio modello di business rispetto all'aggravio di leva finanziaria che evidentemente ogni azienda si è portata in carico in questo anno e mezzo, ma sicuramente avendo molto chiaro che in una fase nella quale oggi noi ci troviamo di fronte probabilmente a segnare un più 5 nel PIL che genererà questo paese nel 2021, è evidente che se da un lato dovremo affiancare in maniera propria, efficace, ogni singola azienda per la gestione dell'eccesso di leva che probabilmente è incorporato, dall'altra abbiamo anche invece grandissime opportunità, le opportunità di una liquidità, di una ricchezza importante che oggi noi registriamo sui nostri conti, anche dei conti delle aziende, e quindi una ricchezza che può essere rimessa in circolo. E quindi c'è una magica convergenza di fattori, ricchezza privata che si è accumulata sui conti, che può essere destinata agli investimenti in azienda, ricchezza aziendale che può essere rimessa in moto, perché evidentemente lo scenario si sta facendo sicuramente positivo, e quindi gli imprenditori, e qui Paolo ovviamente lo può confermare, quando hanno una prospettiva, una visione, sono ovviamente molto più disponibili a investire, e quindi le disponibilità del PNRR, che finalmente, almeno la prima tranche, di fatto è nelle condizioni di poter essere spesa. Ecco che è evidente che oggi si creano davvero le condizioni perché il Sud, facendo perno sull'economia del mare, sulla logistica, sulla capacità di fare sistema e di interconnettere i vari pezzi che da un porto poi si ramificano in tutta quanta la parte di infrastrutturazione, dà la possibilità anche al Sud, che sicuramente come tutta l'Italia, non nella stessa dimensione e misura, ha la possibilità di poter dare veramente rilancio forte alla capacità di fare economia e di riagganciare di fatto i paesi più avanti a noi nella capacità di crescita. E lo devo richiamare perché è evidente, questo è un pezzo che per noi è molto importante. L'ingegner Scudieri ha parlato evidentemente dell'opportunità che oggi abbiamo sulle ZES. E noi come Intesa San Paolo ci abbiamo creduti per prima, con Massimo e con i presidenti delle autorità portuali anche di Taranto e di Bari abbiamo messo in connessione gli investitori istituzionali con imprese del territorio che si occupavano appunto di economia del mare, di logistica e di sistemi portuali, e poi abbiamo anche promosso due importanti missioni all'estero, a Dubai e a Pechino, alla ricerca di opportunità di investimento, e abbiamo riscontrato in quella fase, eravamo nel 2019, grande interesse a quello che oggi poteva offrire il Mediterraneo e il Mezzogiorno rispetto anche alle loro aspettative, alle loro attese. Quindi oggi è evidente che, superata questa fase di fatto di stallo con la nomina dei commissari e con, lo diceva l'ingegner Scudieri, con la possibilità di poter fare tutto molto più velocemente all'interno dei sistemi porto, sicuramente questo può costituire davvero un momento di snodo significativo per il Mezzogiorno, e evidentemente oggi tutte le riflessioni che verranno fatte dai relatori, che ringrazio anch'io per la loro presenza, sicuramente daranno molto chiare le direttrici di sviluppo sulle quali evidentemente Intesa San Paolo ci sarà con la forza finanziaria che riaffermiamo con il nostro programma di Motor Italia. Nella mia direzione regionale avremo a disposizione altri 4 miliardi, e quindi è evidente che oggi sicuramente l'unica cosa che non mancherà sarà la liquidità, il denaro. Serviranno gambe però per farlo funzionare, serviranno imprenditori che hanno progetti da finanziare, e noi ovviamente faremo fino in fondo la nostra parte.
Io ringrazio Massimo De Andrés e la sua squadra per l'organizzazione della giornata. Rinnovo i saluti di Intesa San Paolo a tutti quanti voi e vi auguro davvero una felice giornata di lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, unisco i miei saluti e condivido con chi mi ha preceduto e con tutti voi l'entusiasmo di trovarci qui tutti insieme fisicamente a Napoli, e credo sia un importante segnale anche fisico di ripartenza per questo importante evento, a nome naturalmente della Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza, che è la casa comune delle banche, delle assicurazioni nazionali che noi rappresentiamo. La mission della FEBAF è quella di essere un centro studi, un centro di ricerca, e questo ci porta naturalmente a collaborare con SRM, e poi di guardare all'Europa, di guardare al Mediterraneo, di guardare alle relazioni internazionali come nostro primo compito. E quindi per noi, diciamo, ragionare, investire, riflettere sull'economia del mare, sul Mediterraneo, sul Mezzogiorno e sulle relazioni euro-mediterranee è assolutamente centrale. Ovviamente la riflessione di oggi va posta nel contesto della fase straordinaria che noi stiamo oggi vivendo, la crisi pandemica e la fase di ripresa che ci auguriamo possa rapidamente riportarci verso una normalità, o almeno una nuova normalità. Ecco, la crisi pandemica, dobbiamo fare i conti ancora con questa crisi, e io credo che il rapporto che oggi noi presentiamo, di cui veramente mi complimento con gli autori, perché è approfondito, perché è tecnicamente e scientificamente molto valido, ci dà delle lezioni importanti. Le riprenderemo, ma io volevo soltanto a livello di flash indicarne 4 o 5 che mi sembrano il punto di partenza della nostra riflessione. Anzitutto la resilienza dell'economia del mare. L'economia del mare, diversamente da altri settori come il turismo e i servizi che si sono fermati, dovuti fermare, non si è fermata. È andata avanti, ha reagito alla crisi e sta ripartendo, anzi i nuovi dati che ieri ci hanno dato Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro ci fanno capire che la ripresa è forte, forse addirittura maggiore del previsto. Il secondo messaggio forte è la centralità, la nuova centralità del Mediterraneo, per carità in concorrenza con le rotte nordiche, con i problemi che deve affrontare di dotazioni infrastrutturali, però c'è una centralità davvero, adesso poi specialmente nella prospettiva del raddoppio dei canali di Suez, la centralità del Mediterraneo è fuori discussione. Si sono evidenziati nel rapporto, io credo con chiarezza, i problemi di capacità che la pandemia ha impietosamente mostrato, l'insufficienza infrastrutturale, la congestione dei porti, la vulnerabilità agli shocks, pensiamo al caso della Ever Given che ha bloccato il canale di Suez, i noli, l'aumento dei noli. Ecco, insomma, ci troviamo di fronte ai dei vincoli di capacità che dovremo affrontare investendo e sostenendo la crescita dimensionale degli operatori. Ecco, questo è un dato con cui dobbiamo fare i conti. Questo non è un settore in cui piccolo è bello, continua il gigantismo dei vettori, continua il ruolo fondamentale dell'industria privata, e quindi credo che appunto la nuova centralità ci dia prospettive importanti, ma ci spinga anche a metterci in qualche modo in grado di competere in questo mondo così, così difficile. La specializzazione del nostro sistema portuale logistico, ecco, questo è un dato importante, ecco, di questo discuteremo nei suoi aspetti tecnici, short sea, ro-ro, transshipment, le rinfuse liquide, sono tutti aspetti che ci fanno capire come noi ci inseriamo nel quadro della competizione globale con un nostro modello che ha una sua validità, che ha un suo futuro importante, ma non basta. Perché questo modello ha evidenziato alcuni limiti di capacità rispetto ai quali noi ci dobbiamo confrontare. Non sono tanto, guardate, limiti tecnologici o commerciali, sono soprattutto vincoli istituzionali.
abbiamo più bisogno di porti hub e gateway, dobbiamo in qualche modo accompagnare l'evoluzione delle supply chains, delle catene del valore globale attraverso cui opera il mercato internazionale, il commercio internazionale. Ecco, se guardiamo a questo aspetto in particolare, io credo che emerge un dato preoccupante. Vedete, i grandi continenti si stanno attrezzando, si sono attrezzati a rispondere a queste sfide con operazioni che hanno una valenza storica fondamentale. Pensiamo all'Asia che ha lanciato lo scorso anno questa Regional Comprehensive Economic Partnership, che comprende tutti i grandi paesi asiatici, eccetto l'India, che comprende milioni, anzi miliardi di persone e di imprese. Pensiamo all'Africa che ha lanciato proprio quest'anno un patto fondamentale per la creazione di un'area di libero scambio di scala continentale. Pensiamo al Nord America, malgrado appunto i cambiamenti introdotti da Trump, resta il NAFTA e quindi l'integrazione del mercato nordamericano. Dov'è l'Europa in questo quadro? Signori, è grave, ma dobbiamo dircelo con franchezza, proprio da Napoli. L'Europa non c'è. L'Unione Europea, che è il principale attore, ovviamente, del quadro europeo, non ha una visione europea, non ha una visione paneuropea. Anzi, noi dobbiamo dire che rispetto al progetto euro-mediterraneo abbiamo fatto alcuni passi indietro. Sono 25 anni che è stata lanciata la partnership euro-mediterranea di Barcellona e c'è da recuperare dei gravi ritardi. Ma io credo che oggi noi dobbiamo salutare con entusiasmo e con passione un'inversione di rotta. Noi ci troviamo, io credo, ad un passaggio storico, perché è cambiato il clima. È cambiato il clima e io credo che di questo il ministro Di Maio, ministro degli esteri, ministro Napoletano, tra l'altro, sarà in grado di parlarcene in modo autorevole e documentato. C'è un'attenzione nuova ai problemi dell'euro mediterraneo. Ecco, vi dico solo questo, il primo viaggio di Mario Draghi è stato nell'euro mediterraneo, è stato in Libia. Il secondo viaggio di Mario Draghi è stato ancora in Libia e questa volta simbolicamente importante, lui ci è andato con Macron e Merkel. Guardate che è una cosa che ha una valenza simbolica fortissima, perché è ancora recente l'eco del fatto che noi sul Mediterraneo ci siamo scontrati tra paesi dell'Unione Europea che hanno sostenuto diverse parti in lotta, in conflitto tra di loro, in conflitto armato tra di loro, con morti e vittime. Quindi credo che noi abbiamo messo una pietra su un passato e stiamo aprendo una fase completamente nuova. E la fase completamente nuova, e questa è la seconda buona notizia, riguarda anche la comunità finanziaria, perché c'è un'attenzione nuova e crescente per il ruolo delle banche, delle assicurazioni, delle finanze, le banche nazionali verso quest'area, che è un'area strategica, un'area di grandi rischi, grandi problemi, di grandi opportunità dal punto di vista degli investimenti e degli investitori. E lo dico qui a casa di Intesa San Paolo, che ovviamente è una forte presenza e una crescente presenza in quest'area, e credo che questa sia una cosa importante. Pensiamo a Alex Bank, ma non c'è solo Intesa San Paolo, ci sono le assicurazioni, ci sono le altre banche. Quindi credo che questo sia un messaggio importante che noi vogliamo lanciare. Noi abbiamo voluto, e questa non è la prima volta, il secondo anno, insieme a questo evento che presenta un importantissimo studio, abbiamo voluto lanciare il nostro forum euro-mediterraneo sugli investimenti, che inizierà quando finiamo nel pomeriggio, a cui ovviamente vi invito anche voi a partecipare. Avremo interlocutori prestigiosi dalle due sponde del Mediterraneo, dal livello europeo. Nel nostro piccolo abbiamo voluto imitare quello che ha fatto Mario Draghi, perché abbiamo chiamato la comunità finanziaria francese, la comunità finanziaria tedesca, qui da Napoli, a discutere insieme qual è la loro visione sul futuro dell'euro mediterraneo, e vedremo che cosa ci diranno, ma credo che sia importantissimo che noi rilanciamo con forza da Napoli questo messaggio. E guardate, lo dico molto chiaramente, è un compito che ci compete a tutti noi, che vi compete, perché se non siete voi a rivendicare con forza, con rigore, la dimensione mediterranea dell'Europa,
della dimensione europea del Mediterraneo, non ci saranno altri che lo faranno. Non possiamo aspettare che i nostri cugini europei lo facciano per noi. E quindi io credo noi abbiamo questa missione storica e questo diritto dovere di essere presenti nel dibattito e di sottolineare proprio il fatto che l'euro mediterraneo non è soltanto utile, non è soltanto una cosa desiderabile che si può e si deve fare, ma è un fatto necessario, necessario soprattutto per il Mezzogiorno, necessario per l'Italia e necessario per l'Europa. E io chiudo citando un titolo che ha avuto molto successo di un bel libro di Sigil Massi, che è l'ex segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, che oggi pomeriggio sarà con noi e che terrà proprio una locuzione di apertura proprio su questo tema. E il suo libro si intitola L'avenir de l'Europe est au Sud. Il futuro dell'Europa è nel Mezzogiorno. Il futuro dell'Europa è nella dimensione euro-mediterranea. Ecco, io credo che questo sia un messaggio fondamentale sul quale ovviamente dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo lavorare, ma la cosa importante è che in casa di Intesa San Paolo, con il contributo di tutti noi e certamente della comunità finanziaria nazionale, noi abbiamo tutte le possibilità di guardare a queste prospettive non soltanto per ridurre i rischi e per ridurre i conflitti, ma soprattutto per cogliere delle nuove opportunità che diano prosperità e stabilità a questa regione e all'Europa. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti del nostro Presidente e la gioia di essere di nuovo in presenza qui, oltre che naturalmente saluto tutte le persone che sono collegate. Un ringraziamento, sono veloce perché i tempi sono stretti, ma ci tengo naturalmente al nostro Presidente, al Dottor Nargi per i loro interventi, al Professor Garonna per il suo intervento che è capitato per terzo nell'ordine, ma è un perfetto, diciamo, preludio a quello che dirò, e naturalmente ai vertici di Intesa San Paolo, al nostro Presidente Gross Pietro che concluderà i lavori, sento un leggero sibilo, non so se è colpa mia, nel caso me lo dite, solo per migliorare la qualità di chi ci ascolta a remoto. Un secondo solo di pazienza, così. Ecco, forse va meglio. Facciamo così. Perfetto, lo allontaniamo. Grazie, scusatemi. Al nostro Presidente Gross Pietro, al Dottor Micichè, che è collegato con Zeno D'Agostino e gli altri relatori che tra poco poi seguiranno per la tavola rotonda, e naturalmente al Ministro Di Maio. E poi ancora, ma non è un ancora così, è un ancora centrale, il ringraziamento ai ricercatori, perché io sono il portavoce di un lavoro comune di squadra della nostra equipe e quindi ci tengo a citarli: Olimpia Ferrara, Arianna Bonfanti, Consuelo Carreras, naturalmente coordinati da Alessandro Panaro, che si succederà con me nella presentazione, ma poi tutta la squadra di SRM, perché ovviamente questo è un lavoro più collettivo di tutta l'equipe di SRM. Allora, è l'ottavo anno, quindi c'è un'esperienza consolidata, il rapporto si divide in tre parti: un'analisi di scenario, l'impatto del Covid naturalmente, il ruolo di Suez che è stato oggetto di un approfondimento specifico, il rapporto tra logistica e manifattura, i porti del Mezzogiorno, una monografia che ha raccolto la vision di osservatori internazionali su quella che è l'evoluzione anche più globale dell'industria dello shipping e della portualità, e poi un approfondimento specifico su green port e sostenibilità, un rapporto molto ampio, come vedete anche fisicamente molto, molto ricco, una bussola, questa che ci indica molto velocemente da dove sono provenuti i contributi scientifici dei nostri partners, che trovate elencati in modo dettagliato anche nelle prime pagine del rapporto. E ci tengo a sottolineare che questo è il nostro punto di forza, cioè non è un rapporto fatto a quattro mani, è un rapporto che raccoglie le migliori eccellenze a livello internazionale di analisi, know-how e capacità di valutazione di studio sull'economia marittima.
Allora, partiamo da una considerazione. Il Covid è la crisi che sappiamo ha cambiato, anche accelerando fenomeni che erano già in corso, il mondo dello shipping e il mondo dell'economia marittima. Dopo il brusco calo che c'è stato del PIL a livello mondiale, poi per noi anche molto peggiore, nel 2020 c'è un rimbalzo importante in corso nel 2021 con un assestamento, ma comunque segni sempre molto significativi nel 2022. Il commercio mondiale è in ripartenza e sono l'istogramma grigio, vedete il commercio mondiale con tassi di crescita significativi, ma vi voglio diciamo in qualche modo anche far vedere il trasporto marittimo e il confronto soprattutto nell'istogramma che vede i tre colori, e cioè il 2022 e il 2021 è il grigio, il 2022 è il blu, il 2020 è facilmente riconoscibile perché è quello con i segni negativi. Quello che voglio farvi notare è che diciamo, i tassi di crescita del trasporto marittimo sono quelli che si avvicinano di più ai tassi di crescita del PIL, perché il trasporto marittimo è anche un buon predittore, un buon indicatore di come va l'economia nel suo insieme, a livello globale. E naturalmente vediamo dei tassi significativi. A destra trovate lo spaccato specifico del periodo della pandemia da gennaio 2020 a maggio 2021, i containers che hanno trainato la crescita con un andamento che certamente è stato, come dire, in una fase centrale della pandemia negativo, poi è risalito con un sali e scende che seguiva un po' gli stop and go a livello globale dell'economia mondiale, ma comunque con una linea verde che è quella dei containers superiore alla linea complessiva dell'economia marittima. Questo ci serve semplicemente per introdurre un attimo il 2020, anno di grande crisi, il 2021 che viviamo e che sappiamo iniziato ancora in difficoltà e ora in via di superamento, un 2022 ricco di prospettive positive. Ma, e mi collego subito all'intervento che mi ha preceduto, questo è uno degli slogan che riteniamo possa sintetizzare meglio il senso del rapporto di quest'anno e è quello che lo differenzia rispetto agli anni precedenti. Il Mediterraneo sta cambiando e ci sembra che ora sia molto più chiaro di quanto non lo fosse in precedenza in che modo sta cambiando. Sta cambiando da mare di passaggio, da mare di transito, a mare di competizione. Non che una cosa sia in contrasto con l'altra, cioè non che non sia più mare di transito. Il Mediterraneo è ancora anche un grande mare di transito, ma sta diventando anche un mare di competizione. Cosa intendiamo dire con mare di competizione? Allora, è in corso un processo che noi chiamiamo di regionalizzazione della globalizzazione, da One World, One Global Economy, i grandi slogan, anche formalmente diciamo, con una data, cioè l'ingresso della Cina nel WTO, da quel momento, le politiche da Clinton in avanti, grande apertura della Cina, un mondo fatto di catene del valore, ne sa certamente qualcosa il nostro presidente, che magari avevano livelli produttivi in Cina, poi semilavorati in Europa, poi spedizioni in America o componentistica diversificata, cioè veramente ad un mondo che va verso una regionalizzazione della globalizzazione, cioè di aree regionali che al loro interno continuano ad avere una certa libertà di movimento, di persone, di circolazione, di beni, di capitali, ma tra di loro in competizione più forzata di quanto non fosse in precedenza. Queste aree sono quelle storiche in un certo senso, perché Nord America, NAFTA non è certo una novità, l'Europa ha in corso un processo di integrazione che si è anche rafforzato recentemente, però è stato ricordato l'Asia, un accordo Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement che poi ha come pivot la Cina, e l'Africa, non dimentichiamola che dal 1 gennaio di quest'anno ha avviato un'unione doganale. Ora so benissimo che non possiamo comparare l'unione doganale africana con l'Unione Europea, processi di integrazione che uno ha 50 anni, 60 anni di integrazione, l'altro è neonato, però l'indirizzo è quello. E cosa c'entra il Mediterraneo? C'entra nel senso che è l'area che si trova proprio a incrociare queste aree, non è una mappa eurocentrica, è così perché i due punti di accesso, il canale di Suez, che è diciamo il punto di contatto sostanzialmente tra i tre continenti, cioè l'Europa, l'Asia e l'Africa, e Gibilterra, che è il punto di contatto
con l'area del NAFTA, cioè con la, i commerci che vanno sul, sull'Atlantico. Sono le due aree, un canale di Suez, poi lo vedremo più nel dettaglio, che ha tenuto, assolutamente tenuto, anche durante la pandemia, anche se, lo vedremo tra poco con i dettagli, anch'esso certifica in qualche modo questo processo di regionalizzazione. Se vogliamo avere una prima evidenza invece numerica e non solo geografica con delle cartine come vi ho fatto vedere, possiamo guardare la crescita che ha avuto il traffico portuale dei porti del Mediterraneo dal 2005 al 2020, cioè negli ultimi 15 anni ha avuto una crescita del 108%. Allora, questa è un'indicazione importante perché significa aumento del traffico dei porti del Mediterraneo a fronte dei flussi che gli passano sotto, cioè più merci si fermano nei porti del Mediterraneo, più merci partono e arrivano dai porti del Mediterraneo rispetto ai grandi flussi che gli passano sotto. Cioè, mentre prima i grandi flussi passavano e lasciavano un po' di meno, ora lasciano un po' di più, perché è cresciuto il traffico dei porti del Mediterraneo. Questa è un'evidenza numerica. Poi abbiamo le nostre geomappe, che noi, sapete, da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato a utilizzare anche questa, diciamo, forma di, in qualche modo, di big data analysis, cioè la geolocalizzazione delle navi e quindi l'evidenza anche di dove passano con maggiore intensità. Il colore più rosso significa maggiore intensità, poi via via a diminuire il colore, minore intensità. Questa abbiamo i quattro trimestri del 2020, uno in successione all'altro, no? Qua sono navi porta containers. Abbiamo tanti dati, dobbiamo scegliere qualcuno, non posso farvi vedere tutto, vado velocemente. Il senso è di questi quattro trimestri è che questo è l'anno, diciamo, è l'avvio della pandemia. Poi vediamo nel picco della pandemia, cioè il secondo quarter del 2020, un drastico calo del Pireo e di Port Said, quindi lo stop sostanzialmente dei commerci che arrivano dall'Asia, Pireo, tutti sappiamo il centro anche cinese di interscambio un po' del Gioia Tauro, che invece aveva avuto l'investimento MSC e quindi un rilancio e poi veniva da anni di difficoltà, segna in qualche modo, nonostante le difficoltà complessive, un'inversione di tendenza. Poi già dal terzo trimestre, qua abbiamo voluto tratteggiare, dato che non è una mappa dinamica ma statica, tutto dove vedete tratteggiato vuol dire che il trend ricomincia a crescere, cioè ha un segno positivo rispetto al primo trimestre, per poi consolidarsi questo trend. Faccio anche vedere la differenza tra il terzo trimestre e il quarto trimestre, che nel quarto trimestre, cioè sul finire del 2020 e poi l'inizio un po' della stagione 2021 che più conosciamo da vicino, il fatto che anche sulla dorsale tirrenica i trend ricominciano ad avere una dinamica positiva. Ma se questo è, diciamo, il presente, la fotografia di quello che è appena passato alle nostre spalle, anche guardando i trend in prospettiva, le analisi, diciamo, di qui ai prossimi anni, vediamo come dopo la Cina, e qui sono i dati che riguardano in particolare le previsioni di crescita sul settore dei containers, quindi non tutto il trasporto marittimo, comunque la modalità che muove le merci, vediamo come dopo la Cina il Mediterraneo è l'area del mondo che è attesa avere il tasso di crescita più elevato. E questo è un elemento, ritengo, particolarmente importante. Ma come mai, faccio una domanda retorica, l'1% dei mari muove il 20% del traffico marittimo mondiale, il 27% dei traffici di linea containers e il 30% del traffico energetico, che attualmente significa oil and gas, ma in futuro potrebbe rappresentare ammoniaca, per esempio, se parliamo di idrogeno, no? Ecco, come mai l'1% dei mari muove questa massa, diciamo, di economia mondiale? Certamente ci sono delle ragioni di natura storica, culturale, e non è che debba fare qua una, e non sarei nemmeno io titolato per fare un remind storico, è ovvio che il Mediterraneo è culla di civiltà e di religioni, è incrocio da sempre, però a noi interessa vedere gli aspetti più recenti. Ci sembra, e li abbiamo messi quasi in un ordine, diciamo, in un certo senso cronologico, è partita già dalla, diciamo, da una decina d'anni una graduale, costante ma crescente presenza cinese nel Mediterraneo, che è stata un po' l'antesignano di un'apertura di interessi extra
gli interessi tradizionali, cioè delle potenze economiche ma anche politiche che da sempre, o almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, erano affacciate sul Mediterraneo, con Belt and Road Initiative e con la crescenti investimenti. Poi c'è stato questo processo di regionalizzazione e della globalizzazione che noi riteniamo sia errato far partire dalla pandemia. La pandemia l'ha accelerato. L'enfasi, diciamo, viene esplicitata con l'elezione di Trump e con America First, cioè il concetto di dire prima io da un punto di vista commerciale, il protezionismo. Quello è il momento di partenza, diciamo, ufficiale di un processo che inverte dalla globalizzazione alla regionalizzazione. La pandemia l'ha accelerato. Poi c'è il tema del passaggio che dal commercio la competizione si è spostata alla dimensione dell'attrazione degli investimenti sulle aree portuali. Quindi gli investimenti e il discorso delle ZES, che anche in Italia si inseriscono, seppur in un quadro differente, va visto in quella logica lì, no? Un posizionamento in un momento. E poi c'è un po' il futuro, però. Il futuro dov'è? Il futuro è che, per esempio, noi qua quando scriviamo ampliamento di Suez, qualcuno di voi pensa, ma non è di 3 anni fa? No, ma stanno già pensando al nuovo ampliamento di Suez, quindi qua noi intendiamo dire le sfide future. Fra 2 anni scade il trattato di Montreux del 1923, con la quale la Turchia si è impegnata a tenere la libera circolazione nello stretto dei Dardanelli, e magari l'ambasciatore Ferocci poi ci dirà qualcosa anche su questo, è un punto interrogativo anche questo. E tra l'altro c'è un'infrastruttura di mezzo, perché la Turchia ha annunciato un'importante opera infrastrutturale per un secondo, diciamo, allargamento. Cioè il discorso delle infrastrutture in una chiave proprio, diciamo, di competizione, nel senso che dicevo prima. Un flash per dirci che questo è stato anche certificato dall'ultimo G7, che in qualche modo, seppur certo non con gli stessi mezzi e gli stessi strumenti della Belt and Road, ha messo sul piatto il fatto che c'è un impegno dei paesi del G7 anche a investire nelle infrastrutture dei paesi, chiamiamoli in via di sviluppo per intenderci, anche se il termine certamente forse non è più adeguato, e quindi in qualche modo posizionarsi in una logica competitiva rispetto a una presenza cinese di investimenti lungo tutta la via della seta, che vede anche per esempio sull'Africa una forte presenza di questo paese in una chiave certamente di competizione, che poi si traduce materialmente nella competizione anche sul Mediterraneo. Ma anche da questo punto di vista le rotte, e quindi torno al mare, registrano i cambiamenti geopolitici in atti. E qui vi faccio vedere le rotte come mostrano, diciamo così, questa crescita della regionalizzazione. Le sviluppo, diciamo, le metto tutte e poi le guardiamo insieme. Prima abbiamo, diciamo, la percentuale su fatto 100 il totale delle rotte mondiali. La rotta transatlantica è circa il 4%, e nel periodo, questa è la variazione della quota di mercato nel periodo 2009-2021, quindi guardiamo un arco di un po' più di 10 anni, grosso modo una quota che è rimasta invariata, come quella Asia-Europa, è calata leggermente la quota del Transpacifico dal 15 al 14%, ed è più l'effetto, diciamo, da Trump in avanti. Poi aggiungiamo le rotte nord-sud, perché poi il 100 si fa sommando le percentuali di tutte le rotte complessive. Le rotte nord-sud dei vari continenti, è interessante notare che sempre tutti, in America, così come in Europa, in Asia, sono leggermente in calo. Questo è anche interessante rispetto a come stanno cambiando i rapporti tra i paesi del nord e del sud delle rispettive aree geografiche. Cioè, per esempio, i rapporti tra Nord America e Sud America sono in cambio profondo, no? Mentre prima c'era una sorta di dominio, diciamo così, anche commerciale degli Stati Uniti e del Canada verso l'America Latina, che faceva sì che ci fosse un flusso nord-sud, questo flusso nord-sud è leggermente in calo. E questo tipo di tendenza la troviamo anche nelle altre aree del mondo. Ma qui voglio soffermare la vostra attenzione. Le rotte che sono definite come regionali, cioè che si muovono all'interno delle macro regioni che abbiamo visto, l'area americana, l'area, diciamo, del Mediterraneo e quella asiatica, sono invece in crescita, decisamente in crescita, perché dal 40 al 43% sembra poco, ma è in un arco temporale in cui il commercio mondiale è cresciuto tantissimo, quindi in cui la torta è anche cresciuta tanto, non solo è cresciuta la percentuale. Quindi questa è una tendenza che è molto, riteniamo molto significativa. Un altro elemento che affrontiamo nel rapporto, sempre legato alla regionalizzazione, è quello
quello delle supply chain, perché una delle conseguenze della regionalizzazione, o meglio anche della pandemia, è che la, diciamo così, le supply chain così lunghe, così globali, sono, hanno, diciamo, certamente pongono dei rischi in termini di approvvigionamento dei beni, in termini di dipendenza dai fornitori, e quindi la necessità di accorciare. Questo apre certamente delle possibilità anche per il Mediterraneo, perché quando si parla di reshoring spesso si interpreta forse in una logica troppo nazionale. Sì, perfetto, grazie. A pensare al rientro in Italia. Il discorso invece è di guardare in una logica forse più anche di vicinato, e quindi di area del Mediterraneo. Accelero, l'Italia avrebbe solo da guadagnarci, questo perché cresce l'importanza all'interno delle rotte regionali di una modalità che è lo short sea shipping, che vede sostanzialmente l'Italia essere leader. L'Italia è prima, questo è un primato che poco conosciamo, è prima in Europa ma anche nell'area del Mediterraneo per short sea shipping in termini di milioni di tonnellate di merci movimentate, ma anche per armatori, cioè abbiamo alcuni degli armatori più importanti in questo settore, tra l'altro alcuni proprio di questo territorio, e questo è qualcosa di molto importante, perché non è solo importante avere le infrastrutture, è importante avere anche gli operatori che sono poi attivi sui mercati. Questo è un punto di forza che va sottolineato. Anche dal punto di vista degli investimenti esteri nel Mediterraneo la mappa sta cambiando. Questi sono gli investimenti in infrastrutture portuali, vado velocissimo, sono gli investimenti cinesi, vi dicevo, quando partì la Belt and Road, questi sono quelli fatti sostanzialmente nel 2015-2016, guardate, no? Proprio anche il Pireo, i primi investimenti importanti, la base logistica di Costco nel Northern Range. Poi continuano, no? Vi ricordate fino a poco tempo fa, insomma, si parlava sostanzialmente sempre di Belt and Road. Perfetto, sappiamo che abbiamo il ministro collegato, 2 minuti che termino la relazione e poi gli lasciamo la parola. Vediamo ancora come però, oltre agli investimenti cinesi, sia interessante notare come sono arrivati altri investimenti, anche recentemente, no? Vediamo per esempio i turchi di Il Porta Taranto, MSC l'ho già citata a Gioia Tauro, HLI, cioè i tedeschi a Trieste, cioè una diversificazione di investitori, e poi c'è la storica presenza che spesso viene dimenticata degli emiratini di DP World. Questa è la mappa della presenza, non parlo in Italia perché non hanno una presenza specifica in Italia, ma guardate la panoramica degli investimenti di DP World, che peraltro risale anche da un punto di vista cronologico ai tempi in cui è iniziata sostanzialmente anche la presenza cinese con l'avvio di Belt and Road. Quindi una fotografia di una pluralità di investitori internazionali interessati a portualità e logistica, no? Quindi un quadro di grande interesse. Un cenno a Suez, solo per dire che abbiamo pubblicato un rapporto specifico. Suez ha tenuto nel 2020 solo meno 0,3%, cioè come dire che ha resistito rispetto alla crisi complessiva, però se guardiamo i dettagli vediamo che le grandi navi che partivano dall'Asia e arrivavano in Europa, cioè le porta containers, sono calate del 12%. Quello che invece è cresciuto sono proprio le rotte regionali, il Golfo verso il Mediterraneo, l'oil, l'energia, cioè i commerci locali via che passano da Suez. Suez, un cenno ancora per dire una cosa molto importante, riassunta nel titolo. Le alternative per ora sono occasionali e non strutturali, ma sottolineo per ora. La rotta artica sta crescendo molto, ma rimane una rotta con tante difficoltà e stagionale. Il capo di Buona Speranza diventa conveniente quando il prezzo del petrolio cala sotto un certo X, quindi è occasionale, non è congiunturale, no. Però ci sono le alternative, e quindi questo nello scenario complessivo va tenuto conto, così come va tenuto conto che la rotta terrestre della Via della Seta sta crescendo moltissimo, nel senso che i treni crescono, cresce il numero dei treni, no? Ormai hanno superato il migliaio di treni al mese. Certo, sono numeri che non fanno una porta containers, ma il trend è significativo. Altri due cenni e chiudo. Uno per dire il Mediterraneo non è solo mare, noi
c'è anche il tema dei cavi. Questa è una mappa che ho preso in prestito dall'European Council for Foreign Relations ed è semplicemente per farci vedere che il 97% del traffico internet passa e delle transazioni finanziarie passa per cavi sottomarini e che anche in questo caso la Cina è proprietario e fornitore attualmente dell'11,4% del totale dei cavi, ma con una tendenza a crescere al 20%, e di questo ci occuperemo nei prossimi rapporti, cioè non solo quello che galleggia sul mare, le navi, ma anche quello che passa sotto. E un altro flash, il mare non è, e anche i porti non sono importanti solo per le navi che scaricano e caricano merci, ma anche come hub energetici, cioè questo tema del rapporto col sud del Mediterraneo, che è anche un rapporto da costruire sull'energia. Lo è storicamente per oil and gas, questo lo sappiamo perfettamente, ma l'Europa si è data degli obiettivi di decarbonizzazione che richiede una partnership anche sulle energie rinnovabili. Oggi le tecnologie consentono di produrre energia elettrica con un pannello solare, trasformarla in gas e portarla in Europa con i gasdotti esistenti. Significa un approccio nuovo di collaborazione con questi paesi, che vuol dire anche rivitalizzare il rapporto dei porti, il ruolo dei porti come hub energetici. Il recovery lo salto, tutti sappiamo quanto è importante, mi serve soltanto per dire abbiamo soldi, ci sono le risorse per rilanciare la portualità. E un flash finale per dire Napoli può essere capitale euro-mediterranea, lo è, ma può esserlo ancora di più per tutto quello che abbiamo detto in questo rapporto, ma anche perché può diventare sede di istituzioni, tra l'altro europee, che sono, come dire, fondamentali per lo sviluppo di questo disegno. Parlo dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, che è una delle agenzie decentrate dell'Unione Europea, che ha sede attualmente a Lisbona. È prevista l'istituzione di 2 centri regionali, tra cui uno per il Mediterraneo, e c'è la candidatura di Napoli, e naturalmente noi ci auguriamo che questa candidatura abbia successo e che possa essere sostenuta per maggiore efficacia del risultato. La slide termina ed è quella finale e riassume tutto quello che ho detto, e poi, Presidente, ti cedo la parola per introdurre il Ministro. Il Mediterraneo evolve da mare di passaggio a mare di competizione, la regionalizzazione della globalizzazione ci porta delle grandi opportunità, tra cui il tema del reshoring nell'area del Mediterraneo, stanno crescendo gli investimenti esteri, abbiamo fatto vedere i grandi player, ci sono dei nodi strategici. Suez è uno di questi, ma appunto per questo motivo noi lo monitoriamo con grande attenzione e ci dà delle opportunità, anche le opere di allargamento vanno in quella direzione, e poi la chiave del futuro, diciamo, dei porti anche come hub energetici e sul il grande mainstream europeo della sostenibilità. Chiedo la cortesia ad Alessandro di attendere un secondo per la prossima relazione. E siccome sappiamo di avere il ministro collegato, lascio la parola al Presidente per introdurlo. Grazie a voi della vostra attenzione. E ancora grazie. Vedremo sullo schermo il ministro, immagino. Attendiamo un attimo. Complimenti Massimo per la relazione, ma anche per la velocità con cui i concetti fondamentali e visioni strategiche importantissime sono state rappresentate con chiarezza, e quindi veramente complimenti. La velocità è sempre un fattore positivo. Io ci sono, non so se mi sentite almeno. Eccolo. Eccomi. Buongiorno, buongiorno Ministro. Ciao Paolo, buongiorno. Benvenuto, carissimo Luigi, a questo 8° rapporto sulla Maritime Economy, che è SRM con Costanza, quindi 8 anni di esperienza, fa con centri di ricerca internazionali, per cui il panorama, le tendenze, i trend futuri sono fattori fondamentali che rappresentiamo. Non voglio togliere tempo, quindi ancora grazie, nonostante i tuoi molteplici impegni e il G20 che ti prende, se hai voluto rappresentare la tua vicinanza a questa città, a questo evento, in presenza e a distanza. Quindi evoluzione anche in questo grande momento di ripresa. A te la parola.
Grazie caro Paolo, ti ringrazio prima di tutto per l'invito e sono contento di partecipare a questo rapporto annuale, a questa presentazione del rapporto annuale sull'economia del mare e saluto ovviamente la Fondazione Studi e Ricerche sul Mezzogiorno di Banca Intesa San Paolo e saluto anche tutti gli altri relatori tra cui molte persone amiche e conoscenti con cui abbiamo fatto pezzi di strada insieme. Quindi sono veramente contento di partecipare ed è chiaro che quello di cui parlate oggi e che presentate oggi rappresenta gran parte del nostro lavoro. Infatti io vorrei concentrare il mio intervento di oggi su due concetti individuati dal titolo dell'evento che sono sostenibilità e logistica, che sono elementi chiave per essere competitivi nel Mediterraneo. Mi soffermo in prima battuta su cosa rappresenta per l'Italia il Mediterraneo, il cosiddetto Mare Nostrum, e perché stiamo parlando di un Mediterraneo in cambiamento. Affermare il legame strettissimo tra l'Italia e il mare è intuitivo, eppure tendiamo troppo spesso a sottovalutarne il ruolo per l'economia e la sicurezza del nostro paese. Alcuni dati significativi che conoscete meglio di me, 300.000 chilometri quadrati di superficie, l'Italia è al 15° posto nel mondo, al 2° posto nell'Unione Europea per estensione costiera, su 8.000 chilometri di coste sul loro immediato retroterra insiste un cluster marittimo che secondo i dati Censis, escludendo il turismo costiero, produce beni e servizi per un valore di 33 miliardi di euro, quasi il 3% del PIL nazionale. L'Italia vede nel mare una realtà trasversale ai temi della crescita, occupazione, mobilità sostenibile, efficienza energetica, qualità della filiera alimentare, turismo, tutela dell'ambiente, uso sostenibile delle risorse marine. Il mare è una risorsa che richiede aggregazione industriale e produttiva, investimenti di conoscenza e formazione, capacità di alimentare reti di imprese interscambiabili e flessibili, integrati con l'economia globale. Insomma, rappresenta per noi tutto quello di cui l'Italia deve occuparsi nei prossimi 20-30 anni per rilanciare l'economia. Nelle ultime settimane l'Italia è stata al centro di decisioni importanti a livello globale. Una la citavi tu, Paolo, ed è stata la ministeriale Esteri Sviluppo del G20 che si è tenuta nelle tre bellissime città del sud, Bari, Matera e Brindisi. Sono state delle occasioni molto importanti di cooperazione multilaterale per parlare di sviluppo sostenibile e commercio internazionale come motore della ripresa. Tra l'altro a Napoli a breve si terrà la ministeriale Energia e Clima dei ministri dell'Energia e del Clima del G20 e poi a Sorrento all'11 e il 12 ottobre si riuniranno i ministri del commercio di tutto il mondo, sempre insieme al G20, che in realtà non è un G20, è un G33-34, perché ci sono delegazioni internazionali, di organizzazioni internazionali, paesi invitati, quindi molto più grande. E Sorrento sarà anche il posto dove discuteremo, ad esempio, la riforma del WTO, quindi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è il fondamento della ripresa. Rivedere le regole del commercio ci consentirà di affrontare questa nuova normalità con più ottimismo. Il programma si è concluso con un evento dedicato all'assistenza umanitaria presso la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite a Brindisi, che è un hub logistico dell'ONU importantissimo nel centro del Mediterraneo e nel cuore del sud. Il Mediterraneo è da sempre crocevia di civiltà e culture, ma è anche una regione solcata da fattori di instabilità, terrorismo, criminalità organizzata, flussi migratori che si innestano su conflitti come quello in Siria, nello Yemen, che hanno ramificazioni regionali e ripercussioni dirette sulla stabilità europea. La stabilizzazione del Mediterraneo allargato è per l'Italia una priorità strategica. La perseguiamo sostenendo processi politici a guida ONU e con iniziative di collaborazione multilaterale. Prima del G20 di martedì e mercoledì, lunedì c'è stata a Roma la ministeriale della coalizione anti-Daesh, cioè la coalizione di tutti i paesi nel mondo che contrastano e combattono contro l'ISIS. L'ho presieduta insieme al segretario di Stato Blinken proprio a Roma, hanno partecipato oltre 60 ministri degli esteri ed è stata l'occasione non solo per focalizzare gli obiettivi sulla lotta a Daesh e sulla recrudescenza, l'ISIS si sta riorganizzando tra Iraq e Siria,
ma è stato anche un'occasione per rifocalizzare l'obiettivo di questa coalizione non solo verso il Medio Oriente ma verso l'Africa, che significa avere l'opportunità di combattere il terrorismo in vario modo, non solo attraverso dispositivi, iniziative militari, proprio lì dove ci sono le principali rotte di traffico di esseri umani e di traffico di armi. Sahel, quindi Mali, quindi Niger, quindi Burkina Faso, aree che sono state profondamente colpite dal terrorismo e governi che hanno difficoltà a controllare la maggior parte dei villaggi che ormai sono in mano ai terroristi. Questo produce la principale rotta di immigrazioni verso l'Italia, che è quella che passa per il Niger. Contrastare il terrorismo lì significa garantire stabilità a questo grande Mediterraneo allargato, che quindi può ridurre le partenze dei migranti. La Libia, finalmente vediamo aprirsi un nuovo scenario. Abbiamo da 8 mesi un cessate il fuoco e un governo di unità nazionale con cui abbiamo cominciato anche a intrattenere opportunità di scambi economici. Noi avevamo 16 miliardi di interscambio commerciale prima della guerra, adesso ne abbiamo 3. E dopo 10 anni di conflitto finalmente abbiamo un governo di unità nazionale e ci avviamo alle elezioni il 24 dicembre di quest'anno. Dopo tanto tempo, finalmente un barlume di speranza. L'Italia ha scelto di promuovere un'agenda positiva con un approccio costruttivo e inclusivo che vada oltre la gestione delle crisi e miri a fare del Mediterraneo uno spazio comune euro-mediterraneo. Per noi il Mediterraneo è un bene comune e quindi dobbiamo cercare di creare le condizioni per lo sfruttamento dei beni comuni del Mediterraneo in situazioni win-win, quindi con una gestione cooperativa. Se pensiamo alle risorse energetiche che venivano citate poc'anzi, lo sfruttamento congiunto apporterebbe enormi benefici. Oggi invece abbiamo un problema enorme, Mediterraneo orientale ma anche Mediterraneo centrale, che per le tensioni e i conflitti nessuno le sta usando veramente queste risorse energetiche fino in fondo. Quindi situazioni lose-lose da trasformare in situazioni win-win, e in particolare questo lo dobbiamo fare dialogando con i principali attori del Mediterraneo, e quindi ci sono dei paesi fondamentali con i quali non si può prescindere dal dialogo, al di là dello stato delle nostre relazioni. Sui temi del Mediterraneo e del multilaterale dobbiamo parlare con tutti. L'Italia ha proposto a Bruxelles di trasformare il vicinato con i paesi partner della sponda sud in un partenariato strategico. Noi dobbiamo pensare a dei dati. Entro il 2040 la domanda di energia nel Nord Africa crescerà del 60%, generando un fabbisogno aggiuntivo di investimenti pari a 20 miliardi di euro all'anno. Se noi con l'Unione Europea creiamo un partenariato strategico con la sponda sud del Mediterraneo, accogliendo una sfida a cui l'Unione Europea si è detta disponibile, noi possiamo proporre, come stiamo facendo, un piano economico per gli investimenti che formalizza il rilancio dei rapporti col vicinato meridionale. Le iniziative faro del piano sono volte a rafforzare resilienza, promuovere la prosperità e intensificare il commercio e gli investimenti per sostenere la competitività e la crescita inclusiva. Abbiamo prospettato un piano del valore di 7 miliardi di euro, che però ha il potenziale di mobilitare investimenti pubblici e privati fino a 30 miliardi di euro, grazie alla sinergia con la Banca Europea degli Investimenti e la Banca, la BERS, per la ricostruzione e lo sviluppo, e le agenzie dei singoli Stati membri. Questo rafforzamento delle relazioni con i paesi della sponda sud passa anche dal rilancio sul piano bilaterale delle potenzialità inespresse dell'interscambio degli investimenti. E infatti il 31 maggio di quest'anno abbiamo organizzato un business forum con il primo ministro libico proprio qui al Ministero degli Affari Esteri per riconnettere il nostro tessuto economico con le istituzioni libiche, e ci sono nostre aziende che andranno a costruire centrali elettriche, altre che stanno per ricominciare la costruzione dell'autostrada dal confine egiziano a quello tunisino, altre che stanno ricostruendo il consorzio Eneas, sta ricostruendo l'aeroporto internazionale di Tripoli, stiamo per entrare e ce lo auguriamo perché ci hanno invitato alla ricostruzione dell'aeroporto di Bengasi. Insomma, stiamo rimettendo in moto tutta una serie di relazioni che avevamo ma che la guerra non ci ha permesso di fare. Le stesse iniziative di business forum orientati a sostenibilità e quindi energia e a innovazione le stiamo organizzando con Algeria, Marocco e Tunisia.
organizzazioni che erano pronte dalla fine del 2019 ma che la pandemia non ha reso possibile. Io credo che il Mediterraneo sia una piattaforma di connettività economica, infrastrutturale, energetica tra Europa, Africa e Asia, e lo è in particolare per il nostro paese nei settori del trasporto, dell'approvvigionamento di energia, della comunicazione dati tramite un sistema sempre più fitto di condotte e cavi sottomarini che abbiamo visto anche in una slide poco fa. Questo Mare Nostrum ha un bacino di 500 milioni di potenziali consumatori, concentra il 27% del traffico marittimo mondiale e, secondo l'Unione per il Mediterraneo, come sapete bene, agevolare le attività commerciali e migliorare le infrastrutture di trasporto consentirà una crescita del 3,6% in termini di commercio intraregionale e del 6,5% delle esportazioni. Come ha mostrato il dottor Massimo De Andreis, il direttore generale, il raddoppio del canale di Suez ha offerto al Mediterraneo un moltiplicatore di crescita e competitività. Mentre aumentano i traffici, cresce l'efficienza dei porti del Nord Africa, che si candidano a diventare degli snodi della rete logistica. La pandemia ha evidenziato la fragilità di questo sistema di mobilità delle merci. E il tema è stato discusso anche al G20 di Bari e Matera, dove appunto abbiamo firmato questa dichiarazione di Matera, che si è assunto l'impegno, con cui ci siamo assunti l'impegno di rendere il sistema commerciale globale più aperto, trasparente, efficace e non discriminatorio, e di assicurarne ovviamente sostenibilità e resilienza. La ridefinizione di queste catene su scala regionale potrà riportare in Europa alcune filiere produttive, favorendo il trasporto marittimo a corto raggio. L'Italia guarda al trasporto marittimo in un'ottica regionale di sistema che promuoviamo come presidenza 2020-2021 dell'iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale, nell'ambito della strategia europea per la regione Adriatico-Ionica EUSAIR, di cui l'Italia coordina il pilastro connettività e la realizzazione del master plan trasporti, e anche attraverso la cooperazione trilaterale con Slovenia e Croazia, che mira a fare dell'Alto Adriatico un polo di sviluppo ecosostenibile e a migliorare l'interconnessione portuale. Stiamo parlando di tutti obiettivi che vedono al centro sicuramente la sostenibilità, e io credo che la connessione tra clima e transizione energetica verde è un aspetto caratterizzante di questi tempi e che infatti vedrà al centro, come vi ho detto, anche il meeting di Napoli del G20, e noi come presidenza del G20 stiamo spingendo molto in questo senso. Allo stesso tempo, questo è l'anno in cui l'Italia copresiede la COP26 con UK, e con la quale stiamo lavorando molto bene per arrivare a costruire sia le conclusioni della pre-COP prima della COP26, che si organizzerà a Milano e sarà la Youth for Climate Driving Ambition, che si terrà appunto prima della COP26 di Glasgow, e allo stesso tempo la crescita di consumi energetici ci sta spingendo come Italia anche a scelte tecnologiche che devono salvaguardare gli ecosistemi vulnerabili. Quindi, per esempio, attraverso il green shipping i porti possono trasformarsi in hub circolari. Anche su questo noi stiamo lavorando molto in tutte le iniziative che ci sono a livello mediterraneo per riuscire a lavorare al controllo delle emissioni di ossidi di zolfo dalle navi nel Mediterraneo, la cosiddetta ECAMED, che sarà negoziata nell'ambito della Convenzione di Barcellona e adottata nel quadro dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Poi le opportunità di crescita e competitività potranno essere colte superando le logiche di gestione competitiva delle risorse del Mediterraneo. Noi siamo in questo momento in una fase in cui, ad esempio, La delimitazione delle zone economiche esclusive per i diritti di sfruttamento sta portando ad una progressiva tendenza alla territorializzazione del Mediterraneo. La nostra visione è totalmente opposta. Il valore inclusivo dell'energia deve essere a fondamento delle relazioni tra gli Stati, e per questo l'Italia ha fondato l'EastMed Gas Forum, foro di cooperazione regionale per l'utilizzo condiviso e sostenibile delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale, che ha fatto registrare per esempio convergenze tra Israele e Palestina,
Cipro, Egitto, Grecia, Giordania. Io credo che se puntiamo a facilitare gli accordi sulle controversie che interessano il Mediterraneo orientale, riusciremo anche lì a sbloccare una serie di questioni che riguardano la delimitazione delle piattaforme continentali, il passaggio dei cavi e delle condotte, la distribuzione dei proventi derivanti dalle risorse energetiche, la gestione concordata delle altre risorse dell'ambiente marino. Abbiamo approvato in Italia, dopo tanti anni, decenni che si aspettava, la legge che autorizza la proclamazione della zona economica esclusiva dell'Italia. La proclamazione passerà però attraverso una concertazione approfondita e con spirito cooperativo con tutti gli altri paesi interessati. Quindi questa legge non l'abbiamo approvata per decidere noi in autonomia ancora una volta una territorializzazione del Mediterraneo, ma per fare quei passaggi legislativi che servono per metterci insieme agli altri paesi confinanti e lavorare ad una gestione utile e per tutti di queste risorse. Serve una governance integrata del mare a livello internazionale. Noi come Ministero degli Affari Esteri promuoviamo questa cabina di regia sul mare che ci offre come sistema paese una piattaforma per coordinarci sulle grandi opportunità strategiche che abbiamo, e cercheremo di lavorare sempre di più a questa strategia condivisa che valorizza i beni comuni euro-mediterranei. Io credo che il comparto marittimo può trarre beneficio dai mutamenti che interessano l'arco del Mediterraneo solo se a livello diplomatico noi come Italia saremo sempre più protagonisti nel cercare intese e non tensioni. Il sostegno all'internazionalizzazione del sistema paese è una parte integrante della missione del Ministero degli Esteri, e io credo che la capacità e la creatività che contraddistinguono la realtà imprenditoriale italiana possano agire da volano della transizione verde, di uno sviluppo più inclusivo, integrato e sostenibile della regione mediterranea. Io vorrei concludere dicendo che nell'augurare buon lavoro all'Euro Mediterranean Investment Forum, vorrei dirvi che l'Italia molto spesso viene tacciata di stare un po' con tutti e di dialogare un po' con tutti, viene accusata di questo. In realtà è sempre stato il nostro spirito. Il nostro spirito è quello di cercare di dialogare con tutti affinché si costruiscano delle condizioni che permettano non solo al comparto marittimo, ma a tutto il nostro comparto industriale, turistico, il nostro comparto manifatturiero, ma anche il nostro comparto tecnologico, di poter avere opportunità ovunque. Oggi la situazione nel Mediterraneo la misurano con mano tutti gli operatori marittimi, perché dove ci sono tensioni stanno venendo meno delle opportunità. Noi lavoriamo ogni giorno credendo nel multilateralismo e nella mediazione per far sì che tra tutti gli attori principali del Mediterraneo si possano creare le condizioni per avere pace e prosperità. Può sembrare retorica augurarsi la pace nel mondo, ma posso assicurarvi che quando sono arrivato qui alla Farnesina la situazione in Libia era disperata e nessuno avrebbe mai immaginato di raggiungere un accordo di pace. Credendo nel multilateralismo, vedendo un grande impegno nella comunità internazionale, oggi abbiamo un governo di unità nazionale. Abbiamo risolto tutti i problemi? No, assolutamente. Però sono sicuro che se continuiamo a lavorare insieme a tutta la comunità internazionale e a evitare iniziative bilaterali che aumentano la tensione, noi riusciremo a costruire nei prossimi anni un'area, il Mediterraneo allargato, che garantisca prosperità e opportunità economiche a tutti voi. Oggi non lo è nel suo lo è potenzialmente, ma non sta esprimendo tutto il suo potenziale, e la politica estera sarà fondamentale. Quindi anche quando avremo nuove opportunità nei prossimi mesi, contate, voglio dirti Paolo, contate pienamente sul corpo diplomatico, contate sul dialogo con il Ministero degli Esteri, perché sempre più ci stiamo rendendo conto, dopo questa pandemia, che la politica estera significa crescita economica per il nostro Paese e sicurezza per il nostro Paese. Se non investiamo nella diplomazia in Italia, continueremo a perdere opportunità non solo all'estero, ma anche in Italia, perché un paese che ha il 32% di PIL che è export, il 15% che è turismo,
sostanzialmente lega la metà della propria crescita economica alle relazioni con altri stati e con altre organizzazioni internazionali. Grazie mille dell'invito e spero di poterti e di potervi vedere dal vivo il prima possibile. Ciao. Grazie, grazie Luigi. Grazie, veramente sentite, per due motivi. Il primo, il tuo intervento è stato estremamente profondo, ma di grande visione, quindi questo ci incoraggia. L'altro, grazie per tutto il lavoro che stai svolgendo per dare all'Italia la centralità che merita in un contesto mondiale. L'Italia ha caratteristiche straordinarie, una cultura e una storia incredibili che deve affermare, e grazie a te e al tuo lavoro evidentemente questo sta accadendo. Grazie ancora di cuore da parte di tutti noi, sperando di averti al nono rapporto in presenza. Grazie. Massimo, cedo a te la parola. Io farei un piccolo cambio di programma per poter rispettare i tempi di alcuni collegamenti. Chiederei di fare già il cambio della tavola rotonda, quindi invito i due relatori a accomodarsi e grazie. Questo non significa che rinunciamo alla presentazione di Alessandro, che è una parte importante della presentazione del rapporto e che doveva essere ora subito dopo la mia relazione a completamento, con alcuni aspetti riferiti ai noli, a questioni che sono di grande attualità. Alessandro recupera tra pochi minuti questa relazione. Abbiamo però alcuni collegamenti con i nostri ospiti della tavola rotonda, che ringrazio. Adesso innanzitutto li saluto tutti. Zeno D'Agostino, che è il vicepresidente della European Seaports Organization ed è presidente del porto di Trieste, che è collegato da Trieste e che ha dei tempi anche lui di stretti. Gaetano Miciche, che è chairman della divisione IMI Corporate Investment Banking del nostro gruppo Intesa San Paolo, Silvia Moretto, che è qui con noi, presidente di Federspedi, e sempre qui con noi in presenza, che ringrazio, Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. Allora, io inizierei con Gaetano Miciche, se mi confermate che è collegato, il quale poi anche egli ha vincoli temporali, e gli chiederei di intervenire con un commento un po' a quello che ha sentito sulla presentazione del rapporto. Lui è uomo del sud, lo dico io per te Gaetano, però ai vertici del nostro gruppo e ai vertici del sistema bancario italiano, quindi una visione integrata anche rispetto a quello che può essere il futuro del Mezzogiorno rispetto ai temi della portualità e della logistica. Per cui ci teniamo molto al tuo contributo, spero tu sia collegato, se mi date un cenno gli lasciamo subito la parola. Prego, allora la parola al dottor Miciche. Andiamo, ecco. Buongiorno, spero che mi sentiate. Buongiorno a tutti. Prima di tutto, Massimo, consentimi di ringraziare voi tutti, organizzatori di questo momento importante di ripresa, visto che questa parola è ormai abusata in questi ultimi tempi, anche dal vivo, come ha detto il presidente Scudieri in apertura, che ovviamente saluto e ringrazio. E ho ascoltato con molto interesse gli interventi precedenti al mio e soprattutto la presentazione del rapporto. Il dottor Garonna, nel suo interessantissimo intervento, ha parlato di passaggio storico, di momento storico. In effetti, quello che stiamo vivendo, io credo che è qualcosa non solo di imprevisto, ma assolutamente di straordinario. Cioè il Covid è un momento di straordinaria trasformazione tra quelli che sono stati i primi 19 anni di questo secolo e quello che ci aspettiamo e speriamo che possa accadere anche di diverso negli anni a venire.
I primi 19 anni di questo secolo, soprattutto per l'Italia, sono stati anni molto difficili. Sono stati anni molto difficili perché il principale, diciamo, indicatore di salute di un paese, non l'unico ovviamente, ma uno dei principali, che è quello della crescita, del PIL, ci ha visto praticamente fanalino di coda a livello europeo. La nostra crescita negli scorsi 19 anni pre-Covid è stata di circa il 4%, quando paesi come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna, paesi dell'area dell'euro, si sono mossi fra il 25 e il 30%. Questo è un dato che dal mio punto di vista e da persona che vive quotidianamente insieme alle imprese, insieme agli imprenditori, ha una forte significatività, perché la crescita del PIL vuol dire la migliore competitività delle aziende, vuol dire le dimensioni delle aziende che crescono, vuol dire un incremento dell'occupazione, vuol dire un arrivo nelle casse dell'erario di più somme e di conseguenza la possibilità per il nostro Stato di investire in infrastrutture, di investire in innovazione, di investire in istruzione, di investire in sanità, investire in tutte quelle aree che obiettivamente meritano di essere, diciamo, migliorate nel nostro paese. Però poi è arrivato il Covid. L'altro giorno partecipavo a un incontro dove qualcuno ha fatto un raffronto, secondo me, interessante con una gara di Formula 1. È come se a un certo punto la nostra macchina, molto staccata da quelle in testa alla gara, improvvisamente vede arrivare una safety car, un incidente che genera l'ingresso di una safety car, che è stato il Covid, dove praticamente tutte le posizioni, se vogliamo, si allineano e si può fare un pit stop straordinario che può generare una nuova competitività. Questo è quello, a mio avviso, che sta accadendo e di cui questo paese non può fare a meno di approfittarne. Oltretutto abbiamo, credo, la fortuna di vivere un momento positivo anche da un punto di vista politico. Abbiamo un governo autorevole, abbiamo delle forti leadership, abbiamo un ampio consenso. E in più abbiamo il ormai innumerevoli volte richiamato Next Generation EU o PNRR, che vede il nostro paese in particolare impegnato sia da un punto di vista di sussidi che arriveranno circa 70 miliardi, che anche di prestiti che saranno circa 165 miliardi. Ma dal mio punto di vista, e può sembrare un paradosso, l'aspetto più importante del Next Generation EU non sono tanto i soldi, ma sono quanto il come ottenerli per un paese come il nostro. Cioè, sarà necessario realizzare delle riforme, riforme della burocrazia, del fisco, della giustizia, di cui io sento parlare di fatto da bambino e che mai si sono realizzate e che adesso dovranno realizzarsi. E poi soprattutto i tempi. Per un paese come il nostro, che si caratterizza purtroppo per le proprie lungaggini burocratiche, per tutti i ricorsi che rendono quasi sempre ingestibile qualunque gara o iniziativa, soprattutto di importanza paese infrastrutturale, noi dovremo definire i nostri investimenti in tempi brevissimi, entro il 2026. E quindi questo è un fattore, direi un vincolo, sono due vincoli che io credo che devono rappresentare, lasciatemi dire, anche un cambiamento culturale, di approccio, di modernizzazione e anche forse di maggiore comparazione dei nostri stili comportamentali con quelli di altri paesi. Nel frattempo abbiamo quindi la necessità di effettuare questi cambiamenti. Visto che stiamo vivendo momenti fortunati anche
in campo calcistico, abbiamo due fasi che dobbiamo gestire, una di difesa e una di attacco. Quella di difesa è quella di comunque cercare di mantenere le nostre quote di mercato, cercare di mantenere le nostre capacità produttive, i nostri livelli di esportazione, le nostre capitalizzazioni di borsa. E quella d'attacco è quella che avete già richiamato e che più volte, da un punto di vista teorico, abbiamo sentito nelle varie discussioni, ma che ora dobbiamo mettere a terra, che sono le grandi potenzialità di questo paese, le enormi potenzialità di questo paese. E fra le principali atu che questo paese ha, non le uniche ovviamente, c'è il Mezzogiorno e il Mediterraneo. E il Mezzogiorno, tu mi hai definito, Massimo, come uomo del Sud, e io sono un uomo del Sud ovviamente perché sono nato a Palermo, vivo da 40 anni al Nord, ma sono un cittadino italiano e come cittadino italiano sono profondamente convinto che se non si affronterà realmente e concretamente la cosiddetta questione del Mezzogiorno, questo paese non potrà mai raggiungere performance competitive serie. La questione del Mezzogiorno non è una cosuccia, ne parlava Benedetto Croce alla fine del 1800 e quindi ci troviamo di fronte a dei compiti e a dei temi di complessità notevole, ma un paese non può andare avanti a due velocità. Non possiamo avere metà paese che ha un prodotto interno lordo di un certo livello, delle infrastrutture di un certo livello, dei livelli occupazionali, un'istruzione di un certo livello, e un'altra parte del paese, praticamente un altro 50%, che invece ha infrastrutture talvolta da terzo mondo e dimensioni delle imprese medie e piccole e tutta una serie di mancanze che la rendono di fatto non competitiva. E quindi questo io credo che dovrà essere uno dei principali obiettivi, a maggior ragione in quanto il PNRR prevede, come tutti sappiamo, che il 40% delle somme destinate all'Italia dovranno essere investite nel Mezzogiorno, circa 80 miliardi quindi, e di questi oltre 30 miliardi, circa 40 miliardi, dovranno essere investiti nelle infrastrutture del Mezzogiorno. Quindi è un'opportunità straordinaria. Del Mediterraneo il rapporto ha detto quasi tutto, e quindi solamente come flash posso dire, tu hai citato nel tuo rapporto gli ultimi 15 anni, la crescita dei 25 porti principali del Mediterraneo cresciuti del 115%, ma negli ultimi 30 anni il traffico marittimo è cresciuto del 500%. L'importanza dei ruoli, probabilmente se ne parlerà dopo, anche delle connessioni mare-terra e quindi dell'importanza degli investimenti nella logistica. E anche qua è stato richiamato nel rapporto il fatto che paesi come la Germania, come il Belgio, come l'Olanda, come la Spagna abbiano già effettuato tanti investimenti nelle loro realtà portuali è un indizio di come ritengano cardine e critico questo aspetto per la loro crescita. E mi piace aggiungere che sono sempre dati che mi giungono da SRM, che ogni 100 euro investiti nelle attività portuali poi generano in effetti effetti economici negli indotti di tre volte tanto. Quindi non è solamente la specifica attività portuale che ne ha benefici, ma tutte le aree geografiche e le imprenditorie circostanti. Chiudo ringraziandovi ancora per questa opportunità che mi avete dato, dicendo due parole sulla banca, ma questo sono state anche già riprese bene dal direttore Nargi nel suo saluto iniziale. La banca Messina, questo l'ha detto
con decisione, mette sul tavolo diverse centinaia di miliardi a supportare il PNRR, perché certamente saranno importanti i 235 miliardi del Next Generation EU, ma sarà fondamentale poi supportare i main contractor e tutte le filiere con linee di credito funzionali alla realizzazione delle infrastrutture programmate. Per quanto riguarda il tema delle filiere, è un tema carissimo a Intesa San Paolo, carissimo perché si è reso conto che proprio per quello che si diceva all'inizio, credo che ha detto anche Scudieri, siamo un paese di piccole e medie realtà, soprattutto nel mezzogiorno, e quindi la migliore assistenza creditizia a queste aziende può essere data attraverso un concetto di filiera dove quindi diciamo la media grande azienda che sta al vertice della filiera possa indicarci quelle che sono le principali realtà più piccole, fornitrici o collaboratrici, e quindi poter intervenire facilitandone l'accesso al credito, migliorandone le condizioni di utilizzo e soprattutto migliorando i tempi di risposta, che questo soprattutto per i piccoli medi imprenditori è spesso più importante delle somme stesse. Leggevo stamattina che oggi si parla di un ulteriore accordo di filiera che la banca ha fatto col gruppo Gucci, quindi favorendo ovviamente tutta la filiera del mondo della moda relativo. E in più, ma già la presenza e l'organizzazione di questo convegno ne è una forte testimonianza, la grandissima attenzione che la nostra banca ha per il Mezzogiorno, ma proprio perché abbiamo una grande attenzione, un grande interesse, una grande passione per il futuro e la ripresa dell'intero paese. Grazie mille a tutti. Grazie. Grazie a te Gaetano per l'intervento, per la metafora iniziale della Formula 1 che trovo particolarmente azzeccata, una ripartenza che dà opportunità anche a chi era indietro, e per aver ricordato che come gruppo contribuiamo a questa ripartenza anche con risorse importanti. A questo punto, Alessandro, io ti inviterei a salire per la tua relazione. Purtroppo ti devo chiedere di comprimerla un pochino nei tempi perché siamo un po' lunghi, però voglio anche chiedervi in questo caso un applauso iniziale, oltre che finale, perché è lui il vero artefice del rapporto. Grazie Massimo, grazie a tutti di essere qui. Io unisco il mio ringraziamento a tutti quelli che ci seguono, quelli che oggi sono in presenza, perché già è un grande risultato il fatto di aver presentato durante questo periodo così brutto il rapporto, veramente potendovi guardare di persona e non soltanto attraverso un video. E devo ringraziare anche tutti questi nostri partner che ci seguono, sono i partner del nostro osservatorio, grazie a loro riusciamo a mantenere una qualità della ricerca elevata, una qualità della ricerca molto anche sofisticata, e a fare tante missioni scientifiche che ci auguriamo di poter riprendere al più presto. E con Umberto Masucci, che è qui in platea, stiamo cercando di organizzare questa missione del Propeller a Dubai per novembre. Speriamo che il coronavirus, con buona pace del coronavirus. Ecco. Quindi siamo anche partner di questo importante network. Siamo l'unico centro studi italiano, Global Shipping Think Tank Alliance, che ci vede protagonisti ogni anno di questo forum di centri studi mondiali che si occupano di shipping e logistica. Tre brevi focus. Il primo è stato complesso, ovviamente, quest'anno il rapporto, è successo di tutto, quindi ho dovuto selezionare per forza di cose gli argomenti. Ho scelto questo perché? Perché secondo me questo è stato un accadimento che ha segnato il 2021 da un certo punto di vista. Questa è vero che la logistica non si è mai fermata, l'abbiamo sempre detto tutti, però è anche vero che questo evento qui è un evento che ha mostrato anche le debolezze della nostra logistica, le debolezze agganciate al fatto che si ferma una nave, si ferma il mondo.
si è fermata, si sono fermate tutte le supply chain, il presidente lo sa, si sono fermate anche delle industrie perché non arrivavano più i pezzi di ricambio per costruire auto e per costruire, e questa era una nave da 20.000 TEU sulla Shanghai Rotterdam. Quindi il gigantismo navale, che dovrebbe essere nella sua accezione un concetto che dice che la logistica è forte, grandi navi, potenti, in grado di spostare equilibri mondiali, geopolitici, se ne ferma una, cade il sistema. Tra l'altro, Massimo, abbiamo scelto bene il giorno, perché oggi viene liberata da Suez, la nave viene liberata proprio oggi, quindi manco a farla. E cosa è successo? Si ferma una nave? Bene, congestione tra porti, rotte cancellate, blank sailing, si ferma il commercio internazionale. Pensate che il commercio internazionale sono stati 11 giorni in cui la nave è stata ferma e 2 miliardi e mezzo di import e export dell'anno fermi lì agli imbucchi del canale. Aumento del prezzo del petrolio, perché il prezzo del petrolio era diminuito durante i lockdown, perché le imprese erano ferme e non c'era domanda, e quindi le navi passavano per buona speranza perché non pagavano il pedaggio da Suez. Effetto contrario, ora devi passare per il cavo di buona speranza e io ti aumento il prezzo del petrolio. Quindi il petrolio che impazzisce. Aumento dei noli, di questo parleremo dopo. E questo si è verificato agli imbocchi nord e sud del canale di Suez. 422 navi ferme che trasportavano di tutto, dal container, da Roa, al petrolio. Il sistema si è fermato e anche l'Italia ne ha risentito. Qui è di facile interpretazione questo grafico perché è un indicatore che ci dice quali sono i paesi con cui siamo più connessi via mare a mezzo container. Fateci caso, 5 di questi paesi connessi con l'Italia sono al di là di Suez. Quindi il nostro sviluppo marittimo si è fermato anche in virtù del fatto che noi abbiamo rapporti, 80 miliardi all'anno più o meno scambiamo, con i paesi al di là di Suez, perché proprio come diceva il direttore, le supply chain italiane sono lunghe, sono molto sbilanciate verso la Cina. Vedete qua, giusto per far vedere che anche i porti del Mezzogiorno, insomma, spostano merci verso il Far East, una delle grandi rotte della 2M, della CM Alliance, che Maersk MSC arriva nel Far East, ma anche da Trieste abbiamo rotte che vanno verso il Far East, ce l'abbiamo da Genova, ce l'abbiamo dalla Spezia. I nostri porti hanno rotte short sea e deep sea, rotte di lungo raggio. Gigantismo navale, tornato alla ribalta. Sì, no. Allora, sì, no, possiamo opinare quanto vogliamo. La risposta è sì. Guardate come si allarga la parte rossa che indica le 15.000 TEU e oltre. Come diventa più grande negli order book la fetta rossa, e indica che sono anche in costruzione meganavi. E guardate addirittura nel 2020 39 navi negli order book, nei primi 4 mesi del 2021 48. Non si firma. Il gioco è sempre lo stesso. Se qualcuno si chiedesse ma la Evergiven ha dato lezioni? No. Prevale sempre la scelta di ricercare economie di scala e di andare verso rotte dove mettere queste meganavi. Di chi mette in campo queste meganavi? Guardate le prime quattro fette. Taiwan, Hong Kong, Cina, Giappone e mettiamo anche la quinta, Singapore. 62% dell'order book delle container ship e delle compagnie del Far East. Sono loro quindi che costruiscono e mettono in cantiere questo naviglio. Secondo, Silvia, diciamo in causa, Noli, ne abbiamo parlato a tantissimi eventi e seminari insieme, questa è stata una variabile, la variabile impazzita, perché impennata dell'e-commerce, mentre eravamo nelle case, ordini, portami le merci a casa, sia da parte nostra, sia da parte dei cittadini degli Stati Uniti, perché vedremo che poi una delle rotte su che ha alterato gli equilibri è stata la Cina-Stati Uniti, congestione dei porti, controllo della capacità da parte della stiva, da parte dei carrier, profitti record, guardate che percentuali. 27 miliardi di dollari nel 2020, nel primo trimestre del 2021 più 38,2. E soprattutto qui vi mostro semplicemente, posate l'occhio, quanto è aumentato l'e-commerce nelle varie aree mondiali e qui vi mostro la rotta Far East Nord America. Guardate nel 2021, nei primi trimestri del 2021, quanto questo istogramma grigio stia crescendo
la domanda di container su quella rotta ed essendo l'offerta bassa, il nolo sale. Questa è una delle cause che ha determinato. Parlavamo del controllo delle rotte, il dato parla 85% della Transpacifica, 99% dell'Asia Europe è nelle mani di queste tre grandi alleanze, di questi tre grandi vettori, chiamiamoli vettori, non sono tre vettori, sono tre alleanze tra vettori, che appunto attraverso il meccanismo delle blank sailing, della flotta inattiva e della spinta su rotte più redditizie, hanno di fatto causato l'alterazione, chiamiamola così, del mercato dei noli, a cui si è aggiunta la congestione dei porti, che ha peggiorato la qualità del servizio, perché si potrebbe anche pensare, aumenta il nolo, migliora la qualità del servizio? No, Ermanno. C'è qui Ermanno che giustamente dice di no, non è migliorata. Congestione, porto di Los Angeles, 4,6 milioni di TEUs. Quando mai li ha fatti nel periodo di gennaio-maggio? Quando mai il porto di Los Angeles ha avuto questi record di traffico? E questo ci ha messo dentro anche il coronavirus. Contagio, variante Delta, si riferma il mondo, ma si riferma il mondo un porto, una nave, si è fermato il commercio internazionale, si ferma un porto, si ferma il mondo? Sì, perché questo porto è inserito nelle grandi rotte, gli anziani, Shenzhen, Umberto, ci siamo stati, 12 milioni di TEU, tutte navi in attesa, 133 navi in attesa di andare in banchina e non hanno potuto andarci perché tutto il personale era contagiato. Peggiora la qualità del servizio, l'affidabilità e vedete qua, quante navi arrivano in orario? Circa il 45%. Di quanto? Di 6,5-7 giorni la situazione migliora, ma non di tanto. Container shortage, container quindi posizionati sulle rotte principali e più redditizie, carenza di container sulle altre rotte. E quindi anche il container shortage. Abbiamo dovuto... la situazione va migliorando, vedete qui era tragica perché è scesa sotto lo 0,5, quindi vuol dire che i container di fatto sono tutti posizionati presso, in questo caso, porti cinesi. E quindi non si trovavano i container, né si poteva aumentare la produzione, perché i principali produttori sono loro. Quindi i noli salgono, qui vi faccio vedere soltanto lo Shanghai Containerized Freight Index, che sono le 15 rotte strategiche che vanno su Shanghai, guardate come l'impennata dei noli sui container da 20 piedi, dovete raddoppiare l'importo sui 40 piedi, e la Shanghai Med, e anche i noli diretti verso il Sud America, che in questo caso aumentano perché quelle del Sud America sono rotte meno servite e quindi è più difficile spostare il container lì, nolo più alto. Ultimo focus, i porti del mezzogiorno. Abbiamo dedicato un capitolo ai porti del mezzogiorno. Perché il nostro sistema portuale è un sistema che chiama da una sfida. Ci sono 4 miliardi di euro nel recovery fund e anche 630 milioni di euro per le ZES. Le vorremmo utilizzare, Mimmo, e anche bene. Forse ne parleremo anche nell'evento del 13. Io solleverò questo tema agli stati generali, la logistica del mezzogiorno. Questi sono i porti del questo è il mezzogiorno, vedete, incide per il 47% sul traffico nazionale. Le imprese del mezzogiorno sono fortemente agganciate alla modalità marittima. Il 57% della nostra proiezione internazionale è via nave. Quindi il mezzogiorno a ciò che ha portato il coronavirus l'ha subito di più, ma è stato anche più resiliente, perché poi i dati di traffico hanno mostrato meno 10 su base nazionale, meno 3 i porti del mezzogiorno. Sergio, io dall'investimento turco mi aspetto molto, così come mi aspetterò molto se a Cagliari dovessero arrivare, adesso abbiamo una manifestazione di interesse del Qatar, quindi come da tutti i porti del mezzogiorno dobbiamo ancora, secondo me, fare questo salto grande di qualità, questo grande, e dare questo grande schiaffo di sviluppo al Recovery Fund, dimostrare che siamo capaci, anche perché se vedete le classifiche, io qua l'ho messa apposta, in tutte le classifiche merceologiche c'è almeno un porto del mezzogiorno tra i primi 3, se non 2. Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Lo Stretto, Salerno, tutti che hanno un posto di rilievo nel podio. Questo spesso sfugge,
che i porti del Mezzogiorno servono rotte lunghe, rotte intramediterranee, che hanno grandi investitori interessati a investire nei porti del sud. Queste sono le vocazioni, le ZES, l'ultima slide. Allora, Giuseppe, ogni anno inseriamo un numeretto, tra poco non ce la fanno uscire fuori. Allora, abbiamo allargato il credito d'imposta a 100 milioni, quindi agevolazioni statali, ulteriori agevolazioni statali, perché chi investe nelle ZES ha una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%, agevolazioni regionali, devo dire la verità, non è che le regioni abbiano fatto grandi sforzi finora in termini di agevolazioni regionali, ma stanno cercando di farli, semplificazioni, già partite dal decreto 12-2019, chiamato decreto semplificazione, zona franca doganale, i nostri porti stanno cercando di realizzarle, anche se non è facile, perché la zona franca doganale interessa il traffico non UE, noi dobbiamo quindi attirare investitori non UE e esportare in non UE. Ecco qua, infatti, questi sono i benefici della zona franca doganale interclusa. Punto 6, condizioni creditizie favorevoli, qua lo sforzo c'è stato, è concreto. E siamo arrivati al punto 7, poteri per i commissari e autorizzazione unica, finalmente. Secondo me questo punto qui, introdotto dal decreto 77-2021, recentissimo, è quello che può dare impulso ai fondi del recovery, questi famosi 600 milioni. E torniamo sempre al discorso che evidentemente il commissario è una persona investita, secondo me, dando una grande responsabilità, perché poi sarà lui che, secondo il decreto, dovrà rilasciare l'autorizzazione unica agli investitori. Al prossimo anno, e vi ringrazio tutti di essere qui ancora una volta. Grazie. Grazie Alessandro, anche la passione con cui esponi è come dire, simbolica di tutto l'impegno e i contenuti ricchi di questo rapporto. Allora, proseguiamo nella nostra tavola rotonda. Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, io richiamo un attimo anche la tua importante carriera, perché poi spiega anche automaticamente un po' il senso della domanda, cioè sei stato ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, sei stato commissario europeo, ora sei al vertice come presidente dell'Istituto Affari Internazionali, quindi ti occupi da sempre di relazioni internazionali, di politica internazionale, ma con un'attenzione particolare alla dimensione europea, di cui la dimensione euro-mediterranea è una componente. Nella relazione prima, la mia più vision, diciamo, di lungo, quella molto puntuale di Alessandro, con dei contenuti specifici su alcune criticità, ma che sono anche opportunità, la tua visione, il tuo contributo a questo dibattito. Prego. Grazie Massimo per questo invito, che ho accolto molto volentieri, sta ormai diventando una consuetudine la mia partecipazione alla presentazione del rapporto di SRM, e anche in qualche modo suggella il rapporto che ci collega. L'Istituto Affari Internazionali è molto legato al gruppo Intesa e a SRM in particolare, quindi è un piacere anche quest'anno essere con voi per questa occasione. Io vorrei fare due osservazioni fondamentalmente. Una che si riferisce a qualcosa che ha citato dottor Micichè poco fa, e da ultimo anche il dottor Panaro, sia pure incidentalmente, quando hanno parlato delle opportunità che ci offre il PNRR. Non dirò cose particolarmente originali, ma mi sembra che sia opportuno ricordare due o tre punti fermi che non sarà male tenere presenti tutti come sistema paese nei prossimi mesi. Dunque, il PNRR è la parte nazionale di una grande operazione europea nota come Next Generation EU. Questo piano di ricostruzione adottato in sede europea merita di essere ricordato soprattutto per tre elementi caratterizzanti che lo rendono particolarmente originale e particolarmente innovativo. Il primo è il volume delle risorse che vengono mobilizzate complessivamente per questa operazione, che è un volume decisamente impressionante, più di 750 miliardi di euro. Il secondo motivo, che è forse da un punto di vista, diciamo, dei meccanismi di governance dell'Unione ancora più interessante, sono le modalità di finanziamento, perché per finanziare, per mettere a disposizione dell'Unione Europea questi 750 miliardi di euro, si è fatto ricorso, si sta facendo ricorso all'emissione
di titoli di debito europei emessi dalla Commissione e garantiti dal bilancio comune dell'Unione Europea. È una soluzione non completamente originale, ma mai sperimentata per volumi di risorse di queste dimensioni, che quindi merita in qualche modo di essere ricordata e sottolineata, anche perché il successo del Next Generation EU potrebbe aprire delle prospettive a utilizzi ulteriori di questa forma di finanziamenti per programmi futuri. E il terzo aspetto su cui volevo soffermarmi è quello che riguarda i criteri di distribuzione delle risorse tra i beneficiari. Per la prima volta si è fatto ricorso a un criterio che non ha a che vedere con quelli che si utilizzano tradizionalmente, ma si è voluto privilegiare i paesi che sono stati più colpiti dall'impatto sulle loro economie della pandemia. E questo spiega il motivo per cui l'Italia è di gran lunga il maggiore beneficiario, sia per quanto riguarda la componente a dono che per quanto riguarda la componente a prestito, finanziamenti agevolati. Questo che cosa comporta per l'Italia? Comporta un'enorme responsabilità, perché se è vero che siamo stati molto capaci nel definire le grandi linee, anche i dettagli delle iniziative su cui andare a impiegare le risorse del Next Generation EU, la parte più complicata viene ora, che è la parte di, come si dice ora con un termine molto di moda, la messa a terra o execution di tutta questa massa enorme di progetti e programmi che sono indicati nel Piano Nazionale di Ricostruzione e Resilienza. E lo dico perché per due motivi. Primo, perché questa è un'occasione, un'opportunità straordinaria ed unica, a che bisogna stare molto attenti a non mancare, perché non solo perché sarebbe un disastro sotto il profilo, diciamo, dei ritorni in Italia, ma anche perché gli occhi di tutta l'Europa sono puntati su di noi. Ed esattamente per il motivo che dicevo prima, essendo stata l'Italia il paese maggiore beneficiario di queste risorse, verremo scrutinati con grande attenzione, soprattutto nella fase di attuazione di questi programmi. È un segnale molto positivo che la Commissione abbia approvato molto rapidamente il nostro Piano Nazionale di Ricostruzione e di Ricerca, e quindi è un segnale positivo che ci deve incoraggiare come sistema paese, che coinvolge la responsabilità del governo, del Parlamento, delle forze politiche, del mondo dell'imprenditoria, del sistema paese in quanto tale, ora a rimboccarsi le maniche a realizzare questi progetti secondo la tempistica prevista. E aggiungo, c'è una spada di Damocle che incombe su tutto questo, perché la Commissione erogherà i finanziamenti a stato di avanzamento lavori. Lo dico perché anche questa è una novità rispetto all'erogazione dei fondi. I fondi verranno erogati quando noi potremo dimostrare step by step che i progetti sono in corso di realizzazione. E siccome nel PNRR c'è una quota significativa, mi sembra si aggiri attorno ai 4 miliardi di euro, proprio destinata alla modernizzazione, al miglioramento delle infrastrutture portuali, mi sembra che tutto questo abbia un rilievo particolarmente significativo nel contesto dell'argomento che è oggi oggetto di discussione in occasione della presentazione di questo rapporto. La seconda osservazione è collegata, ma piuttosto alle cose che ci diceva Massimo presentando il rapporto, a questo fenomeno che a me sembra estremamente interessante, che lui ha disegnato nella sua presentazione, di questo che lui ha definito di regionalizzazione della globalizzazione. Questo è un dato su cui mi sembra che sia opportuno e doveroso soffermarsi, perché noi in Europa siamo abituati a vivere in un contesto di regione altamente integrata, con un livello di integrazione che si manifesta non solo nei livelli dell'interscambio all'interno del grande mercato interno, ma che questo fenomeno si va diffondendo anche in altre regioni del mondo è una novità relativamente recente. In questo devo dire che noi europei abbiamo un po' fatto da traino e da modello, però oggi l'opportunità, il rischio che corriamo è di essere in qualche modo, non dico sorpassati, ma messi in discussione da altre aree che aspirano a realizzare livelli di integrazione analoghi a quelli che abbiamo realizzato in Europa, ma che hanno la caratteristica di andarsi a realizzare in aree ad altissimi tassi di crescita. Tu hai citato la Regional Comprehensive Economic Partnership, che riunisce un numero molto importante di paesi dell'Asia, in particolare dell'Estremo Oriente. Ebbene, quella è una regione
che dal punto di vista della competizione globale è una grande opportunità, ma anche un grande rischio, perché cresce sicuramente molto più di noi. Questo è vero anche per l'Africa, che qui siamo di fronte a uno sviluppo straordinario, ancora presto da giudicare se potrà avere successo, ma l'idea che il continente africano abbia deciso di gettare le basi per un processo di integrazione regionale attraverso un accordo di libero scambio è uno sviluppo straordinario su cui occorre vigilare e tenere presente gli sviluppi. Questo ci dovremmo augurare, ma lì siamo un po' più indietro, dovrebbe essere il caso anche per la regione mediterranea. E questo credo il ministro Di Maio lo ha ricordato con parole molto convincenti, molto chiare, molto precise nel suo intervento, dovrebbe essere un impegno nostro e possibilmente di tutta l'Europa di trasformare questa regione in un'area effettivamente molto più integrata di quanto non sia già oggi. Noi abbiamo l'abitudine, purtroppo, lo dico per chi ha a che fare col mondo dei media, ma anche in generale della politica, a vedere nel Mediterraneo un'area di instabilità, di difficoltà, di crisi ricorrenti. Quindi si parla molto di Mediterraneo ogni volta che c'è da affrontare un problema di ricostituzione di situazioni di stabilità che sono venute meno. Penso a quello che sta succedendo da più di 8 anni in Siria, penso a questa incertezza sul futuro della Libia, penso al destino tragico di un paese come il Libano che si sta dibattendo in una situazione di crisi gravissima, endemica, e penso a quei fattori di instabilità che caratterizzano partners per noi fondamentali come l'Algeria o anche l'Egitto per altri motivi. Fortunatamente il Mediterraneo non è solo questo e ce lo dimostrano i dati che sono stati illustrati brillantemente nel vostro rapporto, quello che ci diceva il dottor Panaro. Oggi bisogna, ecco, che su questo ci sia una determinazione che mi sembra che da parte del governo italiano non manchi, dovrebbe diventare una determinazione comune di tutta l'Europa a trasformare veramente questa regione in un'area a maggiore tasso di integrazione, a maggiore tasso di cooperazione e collaborazione. Ed è ovvio che in questo i traffici marittimi sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale. Io mi fermo qui perché siamo un po' indietro con i nostri tempi e mi scuso con voi perché purtroppo dovrò lasciarvi tra pochi minuti perché ho un treno che mi aspetta e un altro impegno a Roma nel primo pomeriggio. Grazie di nuovo. Sì, grazie a te ambasciatore. Anche, e ci tengo a sottolinearlo finché nei prossimi pochi minuti sei ancora con noi sul palco, perché l'ambasciatore ha firmato l'introduzione al rapporto e quindi un contributo anche scritto importante. Allora, credo sia collegato Zeno D'Agostino, che ringrazio molto e che è vicepresidente di ESPO, European Seaports Organization. Vediamo se è collegato, al quale lascio la parola per anche dal suo punto di vista europeo, dell'Associazione Europea dei Porti, punto di vista di un porto italiano, il porto di Trieste, che è un hub importantissimo perché è una via di accesso anche verso l'Europa, oltre che un porto italiano. Datemi solo indicazione se è collegato. Ci sono. Perfetto, Zeno, grazie anche perché anche so che hai fatto gli incastri tra tanti altri impegni. A te la parola. Prendo spunto da questa cosa, nel senso sono un po' qui e un po' di là, una riunione sul PNRR con il Ministero e le autorità del sistema portuale. Questo lo volevo dire per dare qualche rassicurazione sul fatto che a livello di Recovery Fund devo dire che Roma negli ultimi mesi sta dando un'accelerazione pazzesca a quelle che sono appunto la progettualità, parlo chiaramente per quella che riguarda la portualità nazionale, quindi sicuramente sono modalità di gestione organizzativa diverse da quelle che abbiamo visto normalmente, quindi non so se saranno sufficienti per garantire le cose di cui abbiamo parlato prima, riforme e quant'altro, penso di sì, però penso che si stia lavorando molto bene in una collaborazione tra Ministero, ex Ministero Infrastrutture e Trasporti, l'attuale Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Ministero Transizione Ecologica, che ha una linea di finanziamento specifica attraverso i recovery sulla cosiddetta linea appunto Green Ports, che quindi alimenta ulteriori finanziamenti alla portualità che non sono quelli dedicati alle infrastrutture, su cui un po' tutte le autorità si stanno muovendo. E chiaramente il Ministero Economia e Finanze, che è un po' il co
coordinatore di tutte queste azioni. Quindi io sto assistendo a una modalità di gestione del recovery che posso dire molto molto efficiente ed efficace in questo momento, e quindi questa è una cosa che vorrei dire, perché sento sempre appunto molto sicuramente giustificato pessimismo sulla capacità di gestione di questi progetti, delle relative tempistiche. Insomma, mi sembra che l'approccio sia veramente nuovo, buono, e che ci sia una forte collaborazione tra centro e periferia su queste dinamiche. Quindi questa cosa la volevo dire per dare questo elemento. Poi vorrei entrare un po' sulle questioni che sono state presentate. È chiaro che i fenomeni che rilevate sono fenomeni che poi anche individualmente andiamo a toccare con mano anche noi. Adesso chiaramente parlo anche poi della realtà triestina e non solo del mio ruolo europeo. Poi ecco, ci sono alcune questioni fondamentali. Prenderei anche un po' degli spunti dati dal ministro Di Maio. Il tema chiaramente della capacità dell'Italia di essere protagonista nel Mediterraneo. Io penso però che vada fatto un cambio di approccio totale, più che cambio, un'integrazione all'approccio. È chiaro che la diplomazia a livello mediterraneo si deve muovere, e tutte le riflessioni fatte dal ministro sono giuste, però penso che ecco, già nella lista di esempi che è stata fatta dal ministro si possa capire che l'approccio secondo me non è completo. Non possiamo pensare di essere protagonisti del Mediterraneo chiaramente facendo giustamente tutta una serie di iniziative diplomatiche e ragionando sul fatto che lo sviluppo poi del business che le istituzioni nazionali riescono a portare avanti a livello mediterraneo sia concentrato solo sulla costruzione di infrastrutture. Perché gli esempi che avete fatto anche voi, no? Da DP World, piuttosto che appunto tutti gli investimenti cinesi, piuttosto che ALA nel porto di Trieste e quant'altro, ci fanno capire come invece la modalità con cui gli altri paesi si muovono a livello globale nella capacità di sviluppo strategico sulle infrastrutture non sia legata alla mera costruzione di infrastrutture. Un salto qualitativo dal punto di vista nazionale, dove tra l'altro il governo e la diplomazia devono avere un ruolo fondamentale, non è solo quello di riuscire a portare, tra virgolette, in Libia la capacità di costruire un aeroporto. Noi dobbiamo cominciare a proporre la costruzione e la gestione di tutta una serie di infrastrutture a livello mediterraneo. Se noi non facciamo questo salto, non saremo mai in grado di essere all'altezza nella competitività a livello mediterraneo rispetto a quelli che sono i veri competitor globali. E vi posso garantire che di occasioni da questo punto di vista ce ne sono molte. In questo momento, tanto per dire, ragionavo con qualcuno, c'è una fase di privatizzazione per esempio del porto di Cumenizza, che è fondamentale tra l'altro per le relazioni appunto di Shore Sea che avete citato anche voi, che vanno appunto dall'Italia verso la Grecia. E noi non stiamo ragionando, perlomeno potrebbe essere un'ottima iniziativa quella di fare ragionamenti in cui finalmente, in questa visione di integrazione di capacità strategico-diplomatica dell'Italia all'interno del Mediterraneo, si comincia a fare quel salto importante. Non è semplice chiaramente passare dalla costruzione, dove noi siamo leader mondiali, chiaro che noi proponiamo imprese di costruzione che hanno un valore globale, ma abbiamo anche la possibilità e la capacità di essere gestori, ed è chiaro che cambia tutto. Perché e cambierebbe tutto anche nell'ottica dei costruttori stessi, perché per loro non diventerebbe un problema, ecco, cioè oggi abbiamo il business che è solamente concentrato sulla partecipazione alla gara e alla, diciamo, poi dopo costruzione dell'opera. A quel punto, costruita l'opera, chiave in mano, poi dopo si deve andare a ricercare un'ulteriore gara e un ulteriore business da fare. Questo è un ragionamento che tanti altri paesi hanno finito di fare. Loro entrano, tra l'altro, proponendo anche la gestione con modalità diverse da quelle della partecipazione alla gara, quindi con una capacità di proposta di project financing che, portando anche alla gestione, arricchiscono. Intanto facilitano la possibilità di vittoria della gara, perché entrare in un project è molto più semplice che partecipare a una gara internazionale, e poi comunque danno una continuità anche successiva nel tempo alle capacità del nostro sistema paese di essere presenti su quel territorio anche meramente a livello di gestione delle costruzioni, di manutenzioni straordinarie e quant'altro.
Invece noi ci fermiamo sempre a quel passaggio. Questa cosa oggi non c'è, appunto il ministro Di Maio se n'è andato, ma ne parleremo, insomma, abbiamo avuto occasione di incontrarci spesso tra di noi. Bisogna che questo salto venga fatto dal governo italiano. I francesi lo fanno, i tedeschi lo fanno, i cinesi lo fanno, gli emiratini lo fanno, i turchi lo fanno tutti, ecco, e invece il nostro approccio si ferma sempre alla questione infrastrutture. Questo ragionamento, tra l'altro, è tipico anche del ragionamento interno. Quando noi andiamo a ragionare su quella che è la capacità competitiva del nostro sistema, fondamentalmente il 99% del nostro dibattito e delle nostre discussioni e chiaramente poi delle nostre iniziative si ferma all'aspetto infrastrutturale. Allora qui subentra un altro tema che è un po' quello che ho cercato di portare avanti a Trieste in questi anni. Deve esserci una, e che poi diciamo si integra con il ragionamento strategico che avete fatto voi rispetto per esempio ai processi di regionalizzazione manifatturiera globale piuttosto che a quelli di reshoring, backshoring, nearshoring e quant'altro. Se vogliamo essere protagonisti in questi processi che sono reali, sono effettivi, ed essere quindi territori in grado di essere appunto oggetto di investimenti diretti esteri, non possiamo pensare di ragionare solamente sullo sviluppo di quello che appunto è l'hardware territoriale. Scusate la voce giù perché la partita di ieri sera è stata interessante, entusiasmante, quindi diciamo che il rigore di Jorginho mi ha giocato un brutto scherzo. Il tema è proprio questo, e quindi qui subentra questo. In un mondo in cui, primo, assistiamo a un fenomeno di regionalizzazione, quindi non più a due grandi blocchi, diciamo, importanti dal punto di vista sia geopolitico che poi anche a livello economico manifatturiero, ma assistiamo invece a una progressiva regionalizzazione. Se a questo poi aggiungiamo quello che è stato citato anche da voi, insomma, non so come definirlo, disastro, l'incidente di Suez e quant'altro, il ragionamento che fondamentalmente si sta facendo da parte dei grandi player globali, sia logistici che, ma soprattutto industriali, è che le supply chain devono essere molto meno tirate di quello che sono state fino ad oggi. Non si può pensare che una nave che blocca Suez per alcuni giorni possa bloccare appunto l'economia mondiale. Qual è il ragionamento che fanno i singoli player? È chiaro che le catene logistiche, le catene industriali non possono più essere tirate come prima, perché chiaramente un qualsiasi fenomeno di quel tipo può provocare disastri importanti. A questo punto i ragionamenti per supply chain molto più soft, morbide a livello globale, presuppongono la capacità di alcuni territori di essere gestori di scorte che permettono, nel caso appunto di fenomeni di questo tipo, di incidenti di questo tipo, di continuare ad essere reattivi rispetto a quella che è lo sviluppo, la domanda globale, il mercato e quant'altro. Questi territori non possono che essere quei territori di cui avete parlato prima, le ZES, i punti franchi, Porto Franco come Trieste e quant'altro, perché sono questi i territori su cui si andrà a riconfigurare le supply chain del futuro. Torno a dire, unendo due fenomeni che avete citato, la regionalizzazione da una parte, e quindi in questo caso la ricerca da parte dei grandi player di territori in cui investire per andare a riconfigurare l'architettura della propria manifattura, e dall'altra parte il fatto che sicuramente ci sarà e è in atto una rivisitazione diciamo, per rendere più morbide e più soft le catene logistiche globali che invece erano molto tirate prima dell'incidente di Suez. A questo punto è chiaro che i territori di elezione di questo tipo di investimenti non possono che essere chiaramente territori che danno tutta una serie di benefici dal punto di vista fiscale, dal punto di vista doganale e quant'altro, che sono le ZES, il Porto Franco di Trieste, tanto per citarne uno, piuttosto che altri. E queste cose le stiamo toccando con mano. In questo momento stiamo toccando con mano contatti con grandi operatori globali che però a questo punto chiedono territori organizzati. E non è solamente una questione infrastrutturale, è una questione di quello che in qualche modo io, ma più di qualcun altro, chiama hardware territoriale. Non si può lavorare solo sull'hardware, si deve lavorare sulla capacità di coordinamento di queste infrastrutture sul territorio. E mi permetto di dire, questo è l'ultimo suggerimento che do, avendo passato un bel po' di anni a Napoli e quant'altro, quindi il Mezzogiorno da questo punto di vista può essere una grande appunto opportunità all'interno di dinamiche di evoluzione globale che portano a una richiesta di questo tipo. Il vero tema quindi a questo punto, a prescindere dalla capacità di sviluppo infrastrutturale, io in Campania ci sono stato 8 anni e non mi potete dire che la Campania sia senza infrastrutture. Esistono grandi interporti, grandi porti,
grandi ferrovie, c'è di tutto e di più in Campania. Il tema vero è la capacità di organizzazione di questi sistemi infrastrutturali e chiaramente la capacità di proposta sul mercato in maniera semplice di questi sistemi e chiaramente allora anche in maniera semplice e semplificata delle ZES su cui si sta lavorando in tutte le regioni del Mezzogiorno. Quindi questi sono, diciamo, i pensieri che mi vengono, le riflessioni che mi vengono dopo aver sentito, insomma, i brillanti interventi che mi hanno preceduto. Grazie, grazie Zeno, un intervento molto, un applauso, un intervento molto, molto ricco di stimoli e di spunti, davvero, anche dalla tua esperienza vissuta in questo territorio, forse una parola chiave e coesione territoriale, no? Cioè la coesione tra i soggetti, che poi è quel software di cui tu parlavi, che è il presupposto affinché poi le infrastrutture e la coesione economica effettivamente funzioni. Chiudiamo questa carrellata con un intervento, diciamo, ultimo ma molto atteso da me sicuramente, credo anche dal pubblico, perché il mondo che Silvia Moretto rappresenta come presidente di Federspedi è esattamente quel nodo, quella catena di congiunzione tra mare e terra, cioè tra gli operatori che operano nello shipping e quindi trasportano le merci, ma che con il porto e con la logistica a terra fanno squadra, sono un tutt'uno, altrimenti la catena non funziona, no? Quindi io sono interessatissimo a sentire i suoi commenti naturalmente sulla presentazione, sul rapporto e più in generale su tutto quello che ha sentito proprio dal punto di vista del mondo che le rappresenta, ma anche dell'esperienza aziendale e professionale sua. Prego. Grazie. Grazie agli organizzatori, grazie a SRM, anche a me è un grande piacere essere qui, specialmente in presenza dopo tanti mesi di webinar digitali. E come al solito il rapporto offre sempre tanti spunti di riflessione e dettagli che sono come le tessere di un puzzle per farci riflettere su un mondo nuovo che stiamo affrontando e ci portiamo dietro dei problemi vecchi, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, perché poi i temi delle strutture infrastrutturali, i temi della burocrazia sono, ne parliamo ormai da tanti anni, però questa volta abbiamo effettivamente, è stato già detto più volte dall'illustre relatore che mi hanno preceduto, gli strumenti per superarli e per colmare quel famoso gap che sempre noi citiamo, che è la posizione arretrata dell'Italia nel ranking della Banca Mondiale, del GST Performance Index, che vede l'Italia al 19° posto, che lì per lì potrebbe sembrare anche ben posizionata se consideriamo che l'indice riguarda 180 paesi, ma se lo confrontiamo col primo paese, che è sempre e inevitabilmente la Germania, capiamo che l'Italia potrebbe senz'altro fare molto di più. Io credo che, ma è stato già detto, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa rappresentare l'opportunità di provare a colmare questi gap, che sono sicuramente infrastrutturali di hardware, quindi c'è un bel po' di miliardi stanziati su 67 infrastrutture, sono 84,5 miliardi, ma anche immateriali, quindi tutta la digitalizzazione, tutta la semplificazione. Noi come categoria abbiamo chiesto a gran voce e sono stati inseriti degli interventi di semplificazione nel PNRR, quali il Sudoku, quindi la leadership di dogane sul momento dei controlli, in maniera tale da avere tempi e quindi costi certi dell'attraversamento doganale delle merci nel nostro paese, ma anche la CMR elettronica, piuttosto che una riforma delle norme riguardanti il contratto di spedizione che vanno modernate. Quindi, come dire, l'opportunità del PNRR unita poi all'earshoring. Grazie. Scusate, unita poi alla regionalizzazione delle supply chain che hanno dimostrato, come abbiamo già detto, tutta la possibilità nell'ultimo anno, con un susseguirsi di avvenimenti che le ha veramente messe in crisi, che ha dato una martellata al concetto del just in time, in cui tutti ci siamo.
sia opportuno anche fare una riflessione sulle lezioni che possiamo imparare, sulle minacce che abbiamo visto rappresentate nell'ultimo anno, anche per non ripetere gli interventi fatti precedentemente. Allora, innanzitutto abbiamo visto, è stato prima ben illustrato dal dottor Panaro, cosa è successo nel trasporto marittimo, prendendo come esempio i container, ma poi è andato un po' così in tutti i settori. E la concentrazione di pochi grandi player di fatto ha innescato una reazione a catena, secondo il famoso concetto dell'effetto farfalla, per cui un sapiente controllo della stiva che è stato messo in campo all'inizio del 2020 con il fermo della Cina ha poi provocato degli effetti dirompenti che ancora oggi stiamo pagando in termini di aumento dei nodi, aumento dei trasporti che sono quintuplicati dal 2019 in media e che inevitabilmente tutti noi pagheremo nell'aumento dei prezzi al consumo e un peggioramento del servizio, quindi un'ulteriore messa in crisi delle supply chain internazionali, perché come abbiamo detto una nave su tre arriva puntuale, le altre due non rispettano schedule e questa non è una situazione che prevediamo in miglioramento a breve, quindi non possiamo aspettarci grossi improvement da questo punto di vista. E io vorrei prendere questa occasione per fare una riflessione da condividere con voi. Quando il mercato, e lo vediamo negli ultimi anni, ci sono vari esempi di questo in vari settori, il mercato è molto concentrato in pochi operatori, i rischi sono grandi. I carrier marittimi hanno potuto beneficiare di un'esenzione sostanzialmente dalle normative antitrust che è stata rinnovata dalla Comunità Europea nel 2020, che ha consentito di condividere, diciamo, le scelte di riduzione della stiva con oltre 500 cancellazioni di partenza nel 2020. Questo, come ho detto, ha generato una serie di reazioni a catena che però per i carrier hanno portato 27 miliardi di profit nel 2020. Il forecast del 2021 per le compagnie armatoriali è di 100 miliardi di profit. In questi giorni si sta discutendo, come tutti sappiamo, di regolamentare un po' il mondo di queste grandi multinazionali con la Global Minimum Tax. Ecco, vorrei segnalare che sembra che l'unico settore esentato dalla Global Minimum Tax è proprio quello degli armamenti, quindi 100 miliardi di profitti, esenzione dalla Global Minimum Tax, la tassazione è circa il 7%, è stato calcolato dall'ITF, non solo sull'attività a mare ma anche sulle attività a terra. È chiaro che questo a mio avviso è un esempio da manuale di studio di cosa voglia dire avere un mercato troppo concentrato e quali potrebbero essere i rischi per tutta la collettività di fatto. Quindi questa io ritengo che sia una lezione da imparare, su cui riflettere e in questi giorni spero che si possa porre rimedio almeno al tema della minimum global tax. Poi apriranno le consultazioni per il consorzio Bare Exemption Regulation per quanto riguarda l'esenzione dalle norme antitrust. E un'altra riflessione che mi viene da condividere riguarda le aziende private italiane. Allora abbiamo visto quanto sia importante, stiamo parlando di nearshoring, di reshoring, quindi di un ripensamento delle supply chain da parte delle aziende private che non vogliono più correre il rischio di avere delle catene troppo lunghe, avere dei fornitori troppo distanti e troppo concentrati che non possono controllare. Però in Italia la maggior parte delle aziende sono ancora un passo indietro, cioè continuano a vendere per il 70% con resa ex works, con resa franco fabbrica, quindi di fatto delegando a terzi, delegando ai loro compratori il controllo della supply chain. Ecco, questo io ritengo che sia incompatibile con la direzione che sta prendendo il mondo. Sempre per fare il parallelo con la nostra
col nostro esempio Germania, in Germania il 30% delle imprese vende in Ex Works e probabilmente anche questo è stato il motivo per cui il sistema paese si è organizzato in maniera molto più strutturata rispetto all'Italia per quanto riguarda l'aver posto la logistica al centro dell'agenda anche istituzionale. E quindi io ritengo che utilizzando le risorse del PNRR per colmare quel gap infrastrutturale, materiale e immateriale e magari ragionando anche su un'offerta organizzata, come diceva prima bene il presidente D'Agostino, nella logistica e nell'organizzazione di quella che può essere una filiera internazionale nel nostro paese, si debba anche aiutare e ragionare su come incentivare tutte le aziende private che hanno scelto di delegare il controllo della supply chain ad altri a riportarlo al loro interno. Peraltro questa esigenza è imprescindibile se si pensa alla vendita digitale, cioè l'e-commerce non è compatibile con un concetto di vendo in Ex Works, vendo in francofabbrica, e quindi è chiaro che le aziende sono anche in qualche modo chiamate a ripensare alle loro condizioni contrattuali se vogliono intercettare questa grande opportunità che rappresenta l'e-commerce e la vendita digitale, che evidentemente non si arresta e non si arresterà, perché tutti noi stiamo un po' cambiando le nostre abitudini di consumo e di acquisto. Quindi per riassumere, io mi sentirei di dire che la nostra categoria, la nostra federazione Fedespedi insieme alla nostra confederazione Confetra sta cercando di lavorare, sta lavorando anche molto intensamente al fianco delle istituzioni, in particolare il nostro Ministero di riferimento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, proprio per cercare di dare attuazione a quelle che sono appunto i progetti che verranno finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però è importante mettere tutti assieme, sia le istituzioni pubbliche, sia gli soggetti privati, non solo quelli che si occupano di logistica, perché oggi fa un po' sorridere dire i logistici, la Confetra che si occupa della logistica. La logistica interessa a tutti noi. Un'azienda senza logistica, diciamo che diventa un po' secondario anche quello che riesce a produrre e la qualità di quello che riesce a offrire al mercato, se non ha la capacità poi di far arrivare il suo prodotto laddove ce n'è richiesta e in un tempo. Ecco, una volta dicevo nel minor tempo possibile, adesso mi limito a dire in un tempo congruo. Quindi questa io ritengo che sia la sfida per l'Italia. Utilizzare le risorse che improvvisamente ci sono piovute addosso per colmare un gap che purtroppo è un gap di 50 anni rispetto ad altri paesi europei, però come dire, meglio che non averle, sta a tutti noi soggetti pubblici e soggetti privati cercare di fare in modo che queste risorse riescano davvero a essere un boost di crescita per il nostro paese in termini di offerta logistica e competitività logistica, perché la manifattura sappiamo che è un'eccellenza nell'Italia, ci manca l'altra gamba per essere davvero all'altezza di quello che possiamo fare e del Made in Italy da distribuire nel mondo. Grazie. Grazie. Davvero, non avevo sbagliato nell'introdurla come un intervento importante di qualità, come è stato questo ultimo cenno in particolare al Franco Fabbrica, penso sia veramente un punto essenziale. Allora, spero siate d'accordo con me nel dire che gli interventi sono stati tutti molto ricchi, la tavola rotonda penso abbia dato soddisfazione al rapporto, siamo andati un po' lunghi, comunque ora stiamo concludendo e lo facciamo con l'intervento del nostro presidente di Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro. Abbiamo un suo contributo e dopo il quale ci congediamo tutti. Grazie della vostra presenza, la parola al nostro presidente, credo la regia mi possa dire qualcosa. Buongiorno. Perfetto. E a tutti i presenti. È un piacere intervenire alla presentazione dell'ottavo rapporto annuale sull'economia marittima di SRM, che è un appuntamento di rilievo per il settore, e desidero salutare il presidente di SRM Paolo Scudieri.
Il rapporto è stato presentato in combinazione con l'Euro Mediterranean Investment Forum, organizzato da FEDAF, l'Italian Banking Insurance and Finance Federation, che si aprirà tra poco. La combinazione del rapporto settoriale con un forum finanziario sottolinea che la finanza è indispensabile per rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali il sistema logistico e portuale è essenziale. Ringrazio quindi il professor Garonna per la collaborazione e la sinergia in questi due eventi. Intesa San Paolo ritiene che l'analisi settoriale sia importante, sia per sé che per i propri clienti. Siamo l'unica banca italiana e una delle poche al mondo ad avere con SRM un centro studi dedicato all'economia marittima per due motivi. Primo, il 90% del traffico mondiale di merci avviene in modalità marittima. Secondo, il posizionamento del nostro paese al centro del Mediterraneo è un elemento geopolitico determinante. Mi è quindi altamente gradita l'occasione per ringraziare il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio per il suo importante intervento e per aver voluto accettare l'invito di essere presente con noi oggi. Presenza la sua che ha dato ulteriore prestigio a questo evento. Massimo De Andreis e Alessandro Panaro hanno indicato i temi centrali del rapporto. L'impatto della pandemia, che ha condizionato notevolmente gli equilibri del commercio marittimo mondiale, ma dove Mediterraneo resta centrale anche grazie al raddoppio del canale di Suez. La crescita esponenziale dei nodi, l'impatto delle catene del valore con la spinta alla regionalizzazione delle supply chains, che apre nuove opportunità anche per il nostro paese. L'approfondimento sui porti italiani e sulle zone economiche speciali che il PNRR rilancerà, l'importanza della sostenibilità e della digitalizzazione in ambito logistico. Su questi temi, Intesa San Paolo è attore primario. La filiera marittimo-portuale crea direttamente quasi 47 miliardi di valore aggiunto e gestisce oltre 885.000 occupati. È un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, per l'industria, per i servizi e per il turismo. La movimentazione di merci e di passeggeri alimenta e stimola le attività produttive, l'innovazione, la ricerca e la formazione. Per questo Intesa San Paolo ha da subito creduto nelle zone economiche speciali, anche con un profondo dedicato e con importanti azioni promozionali della direzione regionale affidata a Giuseppe Nargi. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle priorità indicate nel Programma Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il nostro impegno continua con forte determinazione in questa direzione. Siamo orgogliosi della prestigiosa eredità del Banco di Napoli, che ci ha consentito di diventare la prima banca del Mezzogiorno, posizione ulteriormente rafforzata di recente con l'incorporazione di UBI. Voglio concludere ringraziando per i loro contributi i prestigiosi relatori della Tavola Rotonda. Zeno D'Agostino, presidente del Porto di Trieste e vicepresidente dell'Associazione dei Porti Europei. Gaetano Micichè, chairman della divisione Corporate Investment Banking del nostro gruppo. Silvia Moretto, presidente di Federspedi e l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. A conclusione di questa ricca mattinata, siete invitati a seguire, anche attraverso la diretta streaming, i lavori del pomeriggio che riprenderanno con l'avvio del forum FEBAF. Saluto tutti e vi do appuntamento
al prossimo rapporto. Grazie. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Siete invitati via web, se volete, ci fate molto piacere, a collegarvi, a seguire il forum FEBAF, che sarà in questo caso interamente da remoto. Buon pomeriggio a tutti. E voilà. Grazie anche di esserti fermato fino all'ultimo. Molto. Grazie a voi. Adesso abbiamo il tempo per una piccola pausa, poi andiamo subito a vedere di là che funzioni tutto. Hai già visto tutto a posto? No?